Buongiorno, grazie a Jack Layton per la sua sub. Hey, I'm nude, sono quattro, signor Gatto, la ringrazio per la compagnia quotidiana, è sempre un piacere seguirla, è sempre un piacere farmi seguire. Suonano? Per prova? Questa è casa mia, entra. Suonano, perfetto. Sempre un piacere farmi seguire da voi, fanciullini. Vi ricordo che se avete le video lezioni dovete seguire quelle, non è che se siete promossi allora va bene. Studiate, è importante. Perfetto, Gabriel. Grazie a Prof. Bigna per i suoi 2 mesi, e sono 2 come i mesi di quarantena. Mamma mia. Buongiorno, buongiorno. Sì, mi ricordo. Faccia lei, Dario. Il gatto per l'istruzione. Sì, il vostro futuro è molto più importante che seguire la live o cazzeggiare. Non buttatelo via, mi raccomando, è molto importante. Soprattutto quando poi dopo dovete andare all'università. Se arrivate stolti come dei maledetti perché non avete studiato abbastanza al liceo, i vostri genitori buttano i soldi e non è il caso. Grazie alla Leonessa per i suoi 2 mesi. Come me, solo che nel mio caso li buttavo io. Guio, che belle cifre tonde. Come le pere, 40 mesi, grazie. Va bene, Felix. Per chi fa smart working è abbastanza grande per decidere del suo futuro. Grazie a Trisnor per i 20 mesi. È mattina. L'ultima mattina, in teoria, di questa bellissima avventura di treni stazionari riveduti e modificati. Sarà l'Aurora. No. Cos'è The Hong Kong Massacre? È un gioco. Vabbè. In isometrica. No, neanche in isometrica, proprio dall'alto. Quindi oggi facciamo questo. Giovedì prossimo uscirà il DLC di House Flipper. Ah, sì, mi ricordo. Quindi, finito i treni, direi di riprendere un attimino in mano House Flipper, vedere se... Perché me l'aveva resettato tutti i salvataggi, quindi forse è il caso di rifare e rivedere, poi dopo, giovedì prossimo, fatta, eh. Cazzo. Devo solo controllare di aver rifatto tutte le task. Mi ha fatto rifare tutto il giardino, praticamente. Cazzo, che bello, giovedì prossimo. Fatta, eh. Fatta. Vi ricordo tanto che domani pomeriggio alle 5, partiremo intorno alle 4:30, 4:40, ci sarà la conferenza Microfrost, dove presenteranno faranno una presentazione finale, diciamo, di questa Series X, e si parlerà di terze parti. Non ci saranno first party, da quello che si vocifera, da quello che non so se hanno annunciato. Lo immaginavo, perché quelle se le terranno quasi sicuro per giugno. Però domani, mani in pasta. No, è domani, il 7. Domani il 7. Grazie intanto al pazzo su Twitch per i 20 mesi, Choc per i 4 mesi e Baco per i 19. Boxaro, va bene, ok. Quando Sony farà una conferenza che non sia la morte, la seguiremo assieme. La live la potete vedere qui. Mostro io. Buongiorno. Dai, andiamo a rinnovare sti cazzo di treni. Ah, che bello sapere che settimana prossima c'è House Flipper. Cioè, adesso da oggi, da domani, giovedì prossimo, non so che fa. Che in realtà ne ho di titoli. Domani è giovedì. Giovedì, venerdì, lunedì, martedì, mercoledì, 5, 10, 15.
Domani iniziamo Aliens vs Predator. Ciao Jules! Luke Sparrow, signor gatto, sono 40, ma è sempre un piacere come il primo mese, la ringrazio moltissimo. 40. No, di giovedì, Gabriel, è giovedì domani. E quella è la fregatura, perché sennò mi rompo due settimane, a sto punto inizio domani, faccio giovedì, venerdì e poi lunedì, martedì, perché mercoledì già è finito. Sì, Gabriel, domani è solo giovedì. E se no non avrei avuto problemi. Non avrei avuto problemi, domani facciamo qualcosa e via. E invece non so neanche che cazzo fare stasera, perché con il fatto che Danny adesso ha riaperto le palestre, mi pare brutto andargli a rompere le palle in questo momento un po' di caotico. E allora mi sono dimenticato, non gli ho neanche chiesto per stasera. Quindi stasera, mistero. Oggi è mercoledì. Sì. Allora, trova la chiave della cabina del meccanico. Della meccanica. Ma oggi, però, non si può passare in questo gioco da il buio pesto alla luce che ti brucia gli occhi. Che poi sarebbe neve in teoria, però cazzo. Ma sì, è innevato pure il furgone, quello l'ha lasciato aperto tutta la notte. La musica però, porca puttanas. Allora, vediamo un po' che cosa ci propongono qui. Ma c'è una sega da fare. Da sostituire, un po' di urbino da sostituire, ma c'era anche malino qua. Ok, vabbè, una roba alla volta. Non sembra tanto messa male la situa. Questo è da distruggere? No. Come no? C'è una merda. Il graffittone c'è. Ok, di qua c'è il bagno, ma il bagno mi sembra perfetto, quasi. Allora, rompiamo la tavoletta del Ciessos. Anche questa. E basta. Controllino. Gira proprio male quando guardo verso questa direzione. Grazie a Black Scorpion. Buongiorno gatto, un'altra ficcante live in compagnia. La ringrazio moltissimo. E Darkse, il numero 26 simboleggia qualcuno che è orientato al business. E anche un numero di squadra. No, è anche un giocatore di squadra. Ma quindi oggi facciamo i soldoni e collaboriamo e basta. Non lo so. Però devo aggiungere 4 water. A posto. E questo bagno è a posto. C'è da sgraffittare. Qui non mi segna una sega. Qui che mi segna le seghe vere. Ok. Allora, urinatoio. Water. Qua mi chiede sempre 4 elementi da bagno. Allora prendo 4 water di nuovo. Scusa. Mamma mia, che prurito. Sono disidratato, però vi giuro che sto bevendo un botto. Sento Fridge 2 nel Game Pass? In realtà nel Game Pass sta mettendo veramente un botto di roba, però vabbè, adesso vediamo. Che poi mi dovrebbero dare anche la beta di... porca vacca, di xCloud. C'è un problema però con la beta di xCloud. Non ho un dispositivo Android. Mannaggia. Oh, che schifo di posto qui. Va bene. Non posso posizionare nessun bidone. Ok, allora mettiamo qua il differenziato. Che è effettivamente un problema. Potresti emulare? No, ma perché? Cosa vuol dire potresti emulare poi? Per provare un servizio in cloud devo stare lì ad emulare e fare? No. Adesso vediamo. Se me ne forniscono uno loro, un telefono Android da 2 euro si trova. Qua c'è schifezze, ma non so. Di là magari.
Non lo puoi usare col Chromecast? No, è xCloud, non Google Stadia. A parte il fatto che neanche Google Stadia lo puoi usare per bene. Pure Google Stadia è una merda. Sulle possibilità negli spot dicono che puoi fare di tutto e potrai fare di tutto, ma ad oggi Google Stadia deve avere il Chromecast, quello aggiornato, che se non erro è solamente all'interno del coso, della scatola di Stadia. Non credo abbiano ancora rilasciato l'aggiornamento, ma potrei dire cazzate. Tre distributori e due cose. Ribadisco, potrei dire cazzate al riguardo, però ero rimasto che è ancora una cosa. Dire che Stadia è una merda è offendere la merda. Sì, perché allora lo ribadisco, Stadia funziona, ok? Quando tu ti attacchi al dispositivo che loro vogliono che tu utilizzi, mi stavo un attimino incartando. Quando tu usi il dispositivo che loro vogliono che tu utilizzi, quando fai le cose come loro vogliono che tu le faccia, Stadia funziona benissimo. Il problema di Stadia però non è quello. Il problema di Stadia è che, a parte il fatto che sì, i dispositivi che ti dicono che devi utilizzare sono molti meno di quelli che la gente normalmente ha. Per adesso solamente con i Google Pixel si può usare. Adesso non lo so se sia ancora così. Fuori gira molto meglio. Dentro qua gira malissimo. Saranno per le luci? No, figa, era spenta. Sì, forse è la luce. No. La libreria di giochi, sì, è ridicola, ma non solo. Te li fanno pagare a prezzo pieno. Giochi anche abbastanza vecchiotti. E tu dici, giustamente, ma perché dovrei spendere 60 euro per un gioco? Cioè, banalmente, guarda, perché dovresti spendere 60-70 euro per Red Dead Redemption 2 su Stadia quando è gratis sul Game Pass? Qua è rotto qualcosa, mi sa. No. Dovrei anche mettere una sega, ma come posso... Ah, la chiave. Ok, mi serviva. Monta la dresina. Che cos'è la dresina? La Teresina conosco io. Vabbè. Vado a pulire le murette. Ecco qui. Che poi il prezzo, dici, è una cosa conseguente dell'altra. Tu dici, perché dovrei spendere appunto 70 euro per Dead Redemption quando me lo danno gratis col Game Pass? La risposta è perché te lo puoi giocare dove cazzo ti pare. Non è vero, perché per adesso non puoi giocartelo dove cazzo ti pare. Quindi comunque da una parte o dall'altra è sempre comunque limitato. Quindi o lo giochi dappertutto e allora magari mi giustifichi la spesa, o non lo giochi da nessuna parte però me lo fai ad abbonamento. Come sarà xCloud? xCloud, io spero che se ne parlerà domani di xCloud. Immagino di sì. Perché xCloud sarà effettivamente il futuro del gaming. Ovvero quello che Gabriel odierà per sempre, però anche cazzi suoi. xCloud sarà un abbonamento alla Netflix con 50 e oltre giochi. Adesso alle 3 avevano detto 50 e più giochi. Sinceramente non ho visto la lista, non li ho contati. Comunque una cinquantina di giochi che tu paghi un tot di euro al mese, che non hanno detto il prezzo mensile. Non hanno detto il prezzo mensile, quindi vediamo. Però fai anche che sono 15 euro al mese. Tu paghi 15 euro al mese e c'hai tutti quei giochi lì da giocare in cloud quando cazzo ti pare. No, Prince of Persia, dubito che lo presenti Microsoft. Quindi, ma anche su Play 4, no. No. Difficile. Cioè, credo che lo scopo di Microsoft sia arrivare anche su Play 4 e Switch. Però non credo. Anzi, secondo me, lasciamo passare un po' di tempo e cosa?
e Sony farà il suo S Cloud. Lo do praticamente per scontato questo. È impensabile che non pensino ad un mercato del genere. Lo hanno già fatto con PS Now. Vabbè, faranno anche loro un servizio come... Stregheta, ma devo sistemare tutto ciò? Vabbè, dai, ho fatto in un attimo, cazzo. È una merda però quella situazione. Che cazzo. Come faccio lì sotto? Così? Per forza. Ma c'è da riparare? Smonta. Metti le parti accanto. Come? Boh, credo sia una task a parte. Cosa c'era lì sotto? Scusa, un cadavere? Cos'è sta roba? Ah, un lenzuolino. Ah, una mondizia dappertutto. Play Cloud potrebbe essere, sì. No, vabbè, ma sicuramente anche Sony entrerà in quel mercato lì. È una cosa troppo golosa per non infilarci, sì. Che in questo caso non sarebbe neanche copiare, perché per ovvi motivi sarà il futuro del gaming. È la dresina quella? Ok, mancano i pezzi allora. La dresina tanto chiacchierata. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Poco attivi stamattina, un po' addormentatini? Che vi capisco. A Sony basta potenziare e migliorare il Now, non ha bisogno di altri servizi a parte. No, non sono d'accordo. Tutti avranno bisogno di questi servizi perché il Now fa abbastanza cagare, però è anche limitato all'hardware. Ormai il futuro è software. Microsoft l'ha capito. Microsoft l'ha capito, infatti ha tirato una grandissima inculata, ma gigantesca, a tutti i possessori di Xbox One. Anzi, mi correggo. A tutti i possessori sia di Xbox One che di PC, ok? Perché solo i possessori di Xbox One l'inculata gliel'ha tirata perché non sono uscite esclusive. Però diciamo che era meno scottante, ecco. Un po' meno. Io l'ho sentita già di più. Aspetta, c'è un giornale. Ok, ma qui in teoria io ho finito? Perché quasi quasi elimino quel bidone lì, ne metto su un altro a questo punto. Microsoft ha fatto così e secondo me, ribadisco, questo non me lo toglie dalla testa nessuno, inizierà a pubblicare una console ogni tot e sarà come gli iPhone. Tu hai un iPhone 10, hai le stesse applicazioni che ha l'iPhone 11, magari hai qualche funzione in meno, ma ti gira tutto. Bene o male ti gira tutto. Rifiuti grandi, però mi segna quelli fuori, mi sa. Mi segna questi qui. No, dov'è? Sì, questi qua. Ascolta, facciamolo e basta. Ma si è buttato via dei soldi. Boh. Loro fanno così in modo da vendere tanto tanto software. Con il servizio in abbonamento. Con la scelta dell'utente di continuare a giocare anche con le nuove generazioni, mantenendo la sua generazione vecchia. Qual è il problema? È che se non mettono software first party, inizia un po' a decadere il tutto. Quindi Microsoft, non domani ovviamente, per quello che abbiamo detto prima, ma deve buttare fuori tante tante esclusive. Anche perché... Perché non me lo segna questo? 5 di 6... Anche perché, diciamocelo, Microsoft, figa, ha comprato metà degli studi nel mondo. Se non ha delle esclusive con questa nuova generazione, mi ammazzo. Ma no, non è tanto mid-gen. Loro hanno intenzione di creare un... Da quello che hanno... Magari sto fantasticando, ma da quello che hanno detto... sembra che loro vogliono creare una gigantesca unica gen. Praticamente da una generazione all'altra non ci saranno novità, se non appunto le console più performanti. Però durante il primo anno e mezzo di vita di Series X conviverà con Xbox One. Quindi se tu oggi hai un Xbox One, quando esce Series X al day one non avrà esclusive.
così dicono, che da un lato è controproducente per la nuova console. Perché dovrei comprare Series X? Perché è più potente? Sti cazzi. C'ho la One o la One X, mi accontento, i giochi girano lo stesso. Però per l'utente è meglio. Per l'utente è meglio. E questa cosa la apprezzo molto. Poi, ribadisco, è tutto bello finché non esce. È tutto molto bello finché non arriva l'inculata. Quindi, per adesso, il piano a me personalmente piace molto. Da possessore di PC, poi, mi tocca anche meno, quindi il rischio inculata lo sento sicuramente meno. Cioè, cos'è questa linea qua? Hanno collegato il cielo? John, buongiorno, grazie a lei ho superato la pesantezza di questo periodo in modo allietato e divertente. È da poco iniziato un altro step da superare, ma sicuramente riusciremo a farlo con l'amichevole gatto di quartiere. Grazie mille. Ma non devo fare una sega io qua, eh? Ma, che missione del... Ah, devo sistemare delle rotaie, è ok. Però, basta? Non devo tirare su monnezza. È perfetta questa stazione di Lockdown qua. Lockdown. Qui sembra tutto fatto. Allora, vado di qua allora. Per il primo anno e mezzo non ci saranno esclusive. Si mettono le mani avanti per ciò che sarà la vita intera della gen di Xbox. No, no. Allora, se sarà come questa generazione, quasi completamente senza esclusive, è la volta buona che vanno gambe all'aria. Non è possibile. Non è possibile che non escano esclusive. Hanno comprato tutto il comprabile, ragazzi. Cioè, Microsoft ha fatto la spesa, ma veramente le spese grosse. Ha comprato anche la Obsidian, vi ricordo. Che farà un survival. Secondo me, senza una connessione adeguata, purtroppo lo vedo difficile come funzionalità a 360 gradi. La cosa interessante che si vocifera è che tu puoi pagare appunto l'abbonamento di xCloud. Vabbè che, a parte il fatto che oltre xCloud c'è, puoi abbinarci anche il Game Pass. Anzi no, scusami, ho detto una cazzata. Tu pagando il Game Pass puoi avere incluso anche l'xCloud. Col Game Pass hai ancora più giochi che puoi scaricare sulla tua Xbox. Scaricare e giocare senza la connessione in cloud. Quindi va bene così. Cioè, accontentano un po' tutti. Non ci saranno gli esclusi di Series X perché usciranno anche su One. Sì, è corretto. Lo so, Robo Joker, però comunque è esclusiva. O no? Non mi pare di sbagliare. La differenza tra Game Pass e xCloud è che il Game Pass, a parte il fatto che c'è già il Game Pass, scarichi i giochi e ci giochi. xCloud invece è tutto in cloud. Quindi, dando per scontato che il futuro sarà quello, anche perché non è più pensabile il mondo delle console come l'abbiamo concepito fino ad oggi, con un aggiornamento ogni 6 anni. Anche di più. Infatti Microsoft, secondo me, ci ha visto lungo, ha detto: ehi, la Apple lo fa, come Microsoft ha fatto da anni. Tutti, se voi guardate, moltissime delle mosse di Microsoft sono mosse della Apple. Esattamente come Sony con Nintendo. Se voi entrate in uno store Microsoft, è praticamente uno store Apple. Ok, di qua. Stanno prendendo spunto, molto. E adesso vediamo. Che poi a me va bene, se fanno appunto una console ogni tot, non le compri tutte, ne compri magari una sì, una no, una sì e tre no. L'importante è che non ci sia un'inculata per l'utente.
Perché nessuno ti costringe a comprare l'ultimo modello di Xbox o di PlayStation. Cioè, no, allora, in questo caso, per la PlayStation, sì, sei costretto. Secondo me già anche dalla prossima faranno la stessa cosa anche loro. Non puoi pretendere che ogni 6 anni... La tecnologia va troppo avanti. È vero che i canti del cigno sono verso la fine della generazione, infatti verso la fine generazione gli sviluppatori ormai conoscono talmente bene l'hardware che ci fanno sopra dei software che sono della Madonna. Però, cazzo. Sì, sì, è sempre il meglio a fine gen. Però 6 anni sono tanti. Soprattutto guardando il mondo PC. Nessuno ha detto che i giochi Play 4, se non su PC, non sono più esclusiva. Esattamente come quelli Xbox. Non sono... Sono entrambi esclusive console. Nessuno ha detto il contrario. Restano comunque un'esclusiva, ma console. Chi ti ha detto sta stronzata, scusami? Grazie al Kame per i 34 mesi. Senti come sgratto. Tecnologia va avanti, ma vedendo l'hardware di Play 4 ha componenti già vecchi di 2 anni. Sì. Poi lì c'è anche una questione prezzo, naturalmente. Sì, sì, ok. Ah, ok, parlavi di Play 5, che ha già componentistiche vecchie dentro la Play 5. Sì, è vero. Però lì lo hanno detto, appunto, come stavo appunto dicendo, lì è per il prezzo, per mantenere un prezzo basso per l'utente. Sì, ho capito Metaphor, però quello... Allora, chi compra console ha comunque la sua esclusiva. Heavy Rain, Detroit e tutti quanti sono esclusive per lui, se non ha un PC. Nel momento in cui lui ha un PC... Se ne sbatte e si compra un PC e basta. Ma è un discorso proprio a parte. La tra virgolette console war si fa appunto tra console. Se la roba esce anche su PC, al massimo vendono meno hardware. Ma cazzi loro, alla fine, all'utente non interessa questa cosa qua. L'utente sceglie una delle due console da comprare. Se escono anche su PC, dice vabbè, mi comprerò il PC e sono a posto per tutto. Però non è così invalidante. Ok. Ma io che devo fare? È una merda. Cioè, una merda a sto livello. Nel senso che non ho capito veramente. Rifiuti da raccogliere, mi dice. Dove? Non qua. Che paura. Ecco qui. Oh. Sei un PC buono? Sì, Alberto. Merda. Ma veramente, ma è finito così? Cioè, scusami. Allora, io ho fatto il 50% del lavoro. Credo di aver capito. Credo di aver capito la gabola. Guarda, intanto faccio questo. Puttana, quanto mi è costato sto bidone di merda. Io adesso aggiusto quel carretto lì e poi mi porta da un'altra parte. Ok, allora noi abbiamo una chiave. Dobbiamo aprire una porta, immagino, con la chiave che abbiamo trovato. Andiamo alla ricerca di questa porta. Sarà questa? Santo cielo. No, entri. Sì, immagino sia questa. Ah, vedi, vedi, vedi. Sì. Vabbè, dai, ci siamo presi un po' avanti. Ok. Metti le parti accanto. Lo faccio. Siamo scemi. Che dove ce l'ha il clacson? Simone, sempre fedele. Buona giornata. A lei la ringrazio. Oh. Metti le parti accanto, ma io non... No. Metti le parti accanto. Magari c'è un'altra... Cosa, eh? No, non c'è più niente qui. Ho usato un investigativo? Che devo fare?
fortissimo il nostro protagonista. Ha deciso che ho trovato un'altra chiave. Ma non ci sono né altre chiavi né altre porte. A occhio. In teoria sì, l'ho montata la parte nuova. Si manca il manubrio. Si dice completa, infatti. Ma non credo che spawni così a caso. Ma qui è qui. Si lascia, no. Qui è tutto a posto, vedi, manca solo il pezzo proprio. Vediamo se c'è scritto qua qualcosa. Per un corretto funzionamento della dresina ti manca ancora un elemento. Ritira il pacco dal corriere che è appena comparso davanti alla stazione. Ma porca puttana, ma come? Amazon Prime. Andate a cagare, va là. Ste cazzate. Sono molto curioso di questa nuova generazione, comunque. Voglio vedere. Ribadisco, secondo me Microsoft ci ha visto lungo, ma sarà così anche per Sony. L'unica che rimane magari un po' così sarà Nintendo. Vediamo. Vai. Come? Devo far così? No, che devo fare? Vabbè. Comunque si è già vociferato molto. Ma io posso fermarmi ad esempio qua in mezzo al niente? Spero che qua non ci sia roba da fare, però. Ok. I premi di Microsoft sono di entrare con xCloud in tutte le console. Loro vogliono alla fine vendere il servizio. Mamma mia, Chernobyl. Pulisci il raccordo ferroviario. Va bene. Santo cielo. Per i bidoni c'è solo questo? No, dai. C'è uno anche là in fondo. Ok, allora qua ci metto il differenziato. Puttana, 1600. E lì in fondo ci metto la miscela. Ah, non posso questo con l'ascia. Catroia, sarò un lavoretto lungo. No, mano, vabbè. Già innevato lo danno al bidone, beh, ovvio. Siamo in mezzo alla neve, scusami, poi che figura ci fai? Fai il barbone con col bidone non innevato. Aiuto, aiuto. È grosso. Lì non ci sta un altro bidone, quindi ci metto le travi. Beh, è rosso sto bidone. Grazie mille, Gabbo. Volevo soltanto ringraziarti per la live di ieri. Per le prossime volte, se sfori, non chiedere scusa, anzi, siamo noi a doverti dire grazie per... Troppo gentile, grazie mille. Va bene, sforare con le live è un po' una rottura, perché magari uno si organizza, cioè si organizza, uno ha il tempo che ha e glielo cambio così come twist. Un po' una rottura, però ieri mi sono proprio divertito, cazzo. Pensavo di finirlo invece, come al solito. Ormai la regola del non si finisce è stata mantenuta, che dobbiamo fare. Non lo scriverò mai più nei titoli, che alternative abbiamo? Vediamo, non credo ci starà. Ma perché tu solo ferro devo trovare? Non finire! Che paura. Ma quanto è grande! Vabbè, ma non è pensabile sta cazzata! Quanto ci ho messo a darlo poi? Che palle, Gabriele. Mi ha beccato in castagna. Ah. Ci sono altre travi. Eccola qua.
minchia, quanta roba da riparare e fare. Che in realtà stiamo andando via abbastanza spediti, perché se non devo aprire il tablet di merda, mi piace molto di più questo gioco. Mi piace riparare, aggiustare, fare, ma non mi piace riarredare. Anche perché non è che ci sia tutto questo grande editor meraviglioso. Dammi questo. È rilassante. Buttare via la monnezza qua così è bello. Ma che cazzo, dov'è finito? Come? E poi distruggi i bidoni. Ci ho provato, guarda, non me lo fa fa. Dice, no, lascia, non la usi. Magari questo? No, vedi, uso le mani. No. Grazie d'Ernesto per la sub. Quinto, non c'è roba? Da sostituire rifiuti da raccogliere. Non vedo rifiuti però, scusami, dove cazzo li hai visti? Questi? Qua sicuramente c'è della merda, ecco qua. Quando una fava la insinuo. Vabbè, ma porca vacca, sto spendendo più soldi di quanti ne sto guadagnando. Rifiuti grandi. Ah, vedi che lì c'era. Questo lo rompo con l'ascia. Mamma mia, ma che schifo di pupazzo di neve poi. Mio Dio. Vaffancuore. E incannolati. Tiè. Allora, mi diceva che qui c'è un botto di roba, rifiuti da raccogliere. Ma perché? Prende fino a lì o qui dietro magari? Non vedo rifiuti da raccogliere qua intorno. Provo a stare un pelo più distante. Vediamo. Da qui a... No, qui non c'è una sega. Ah, forse dentro il treno. Ah, ok. Dopo. Sì, che poi ho comprato il bidone qua dell'indifferenziata, ma non serve una sega. Sì, veramente non serve una sega, ma scusami, a questo punto... Tanto, soldi per soldi. Me lo faccio meno strada. Che cazzo. Sicuramente dentro i treni adesso sarà pieno di rifiuti non differenziati. Però, me lo risparmiamo un po' di tempo. Sto pagando per buttare ferro, no? Non è vero. Cioè, sto guadagnando alla fine. Cioè, guadagno e poi vendo. Guadagno. Se non so se a conti fatti probabilmente era meglio lasciare la miscela. Ma mi pareva che se lo mettevi dove non doveva andare mi dava la multa. O sbaglio? Grazie a chi vale? Sono 10, piano piano ci avviciniamo all'anno. Grazie mille. Fatto che con 92.000 dollari. Sti cazzi. Ok, da sostituire. Ma io in teoria voglio metterne due di bidoni, Drago del Caos, come sono riuscito a fare nelle ultime tirature. Il mio scopo almeno era quello. Allora, rifiuti grandi non ce n'è più, andiamo di sistemazione. No, infatti, anche se perdiamo 80 botta, sti cazzi. Sono veramente contento di non dover mettere mobilio e stronzate. Me lo sto proprio godendo questo livello, è bellissimo. Ogni tanto mi dà meno 200, sì, non è che ogni tanto, è quando svuoto il barile. Mi segna che ho... rifiuti da raccolto, non so, vabbè.
rinforzati più pagati al mondo, sì, effettivamente. Però considera che io con questi soldi in teoria ci devo anche riarredare tutto quanto, quindi non è, non sono i miei soldi, sono i soldi dell'azienda, che vi ricordo è una cosa molto diversa nel mondo del lavoro. Tra i soldi che hai tu e i soldi che ha la, l'azienda che ti appartiene o per cui lavori. Scappa coi soldi. Suca! E corro. Velocissimo. In mezzo alla neve qui. Beh, 9.000 così a caso. Solo perché sono estremamente sexy. Ah, cazzo, di qua non avevo visto. Alla Naruto con le braccia dietro? No, ripariamo gli esterni e poi andiamo dentro. Ma cos'è pulisci raccordo ferroviario? La missione, la main. Non era buttare via le immondizie come ho fatto? Forse parlava proprio del... del coso, dello scambio? Che cazzo è che devo puntare qua? Vabbè, adesso vediamo. Lì sotto. Ah, ecco. Ma porca puttana, guarda te. Aspetta, fammi sbirciare. Lo sapevo io che qua mi mancava roba. Ok. Beh, Pico, se non ti piace, nessuno ti costringe a guardare la live. A me piace moltissimo. Tutti rotti sti treni. Ma abbiamo sistemato. Guarda qua che lavoro. Bellissimo. A posto. Adesso dobbiamo salire e non vedere più un cazzo. La miseria. Ah, che lavoretto c'ho. Roba la skei. Qua in alto non c'era da sistemare. Guarda la... il coso che nei nostri autobus è sparito perché la gente si riciulava per rubare le cose dalle macchine. Signor Kenway, faccio 10 mesi di puro amore. Puro amore. Oggi compio 22 anni in una bella mattinata di compleanno insieme a Gattone. Ma tanti auguri, la ringrazio. La ringrazio. Gentilissimo. Ah, sì, mi ricordo. Che lore. Praticamente questo coso qua. Adesso non so se effettivamente li abbiano tolti da tutti gli autobus. Però quell'aggeggio serve a dare un a una punta di diamante. In teoria una punta di diamante, insomma una punta molto dura, che ti permette in caso di ribaltamento dell'autobus di rompere il vetro facilmente per poterne uscire. E aspetta, anche lì dovevo riparare. Ok, prima faccio gli esterni. Visto che ha questa killer app di rompere facilmente i vetri, la gente li rubava dagli autobus per rompere i vetri delle macchine, i cristalli delle macchine, per rubare quello che c'è dentro. C'è ancora? Da me sono tutti spariti. Cioè, da me, quando prendevo l'autobus un botto di tempo fa, non li avevo più visti. A quanto pare ci sono ancora. Questa killer app. Oh, è quello. Sì, ha la punta che fa praticamente sbriscio al vetro e quindi fa veloce e non fa rumore. Cioè, fa rumore, fa poco rumore. Tante volte hanno la catenina. Sì, ho capito, però. Perde anche un po' di funzionalità. Esclusiva autobus. Sì, il fil di ferro, ragazzi, è lì giusto come garanzia, tra virgolette. Non... anche perché in caso di emergenza, voglio vederti, a dover star lì, a diventare scemo, rompere,
a svitare fil di ferro per poter scappare dall'autobus. Caterina che si stacca come ridere, ma deve per forza. Adesso recupero le bottiglie malandrine. Eccola qua. Orca puttana. Governo ladro. Beh, metti lì. Vediamo, ce n'è un'altra? Sicuri? Non vedo. No, mi sa che era quella. Sì, una catena abbastanza lunga per poter usare il martello. No. Rubano veramente tutto. Che schifo che siamo. Tutti. Minimo di senso civico non c'è proprio. Ma come avvito e svito. Siamo al 92%, attenzione. Grazie a Giacchetto per la sub. In questo periodo non fa un po' caldo? Questa è casa mia, entra. Due rifiuti da raccogliere. Il secondo, adesso stai a vedere dove cazzo è finito. Non lo vedo. Eccolo qua, perfetto. Ah no, ok, devo raccogliere semplicemente tutti i rifiuti. 96%. Come no, 96%? Come livello completato? Continua. Siamo matti? Adesso possiamo chiudere. Voleva farmi chiudere prima. Sto scemo, ci hai provato, 40 minuti, ma è stato velocissimo questo livello qua. Molto bello. Ultimo livello, attenzione. Prima delle 10. Wow. No, non ho venduto i container. Sono diventato un fan del chi se ne incula. Abbiamo 10 punti. Ma io per riavere il mocio devo pagare, non ho capito come funziona. L'aerografo. Ma non è quella l'immagine giusta, scusa. Ma non c'è un'immagine per l'aerografo, va bene. Questo secondo me mi è più utile. Questo sicuramente, la smeriglia mi serve. Però mi rimangono 4 punti e me li infilo anche bellamente nel chiurlo perché non mi servono a niente. Ma dai, ma arrivo all'ultimo livello senza neanche tutte le abilità, nonostante ho fatto il perfect in tutto? Ma che cazzata! Vabbè. Questo sarà lungo anche, secondo me. Ma è proprio da... in costruzione qua. Carino. No, carino no, vuol dire che devo mettere un sacco di cose. Eh? Apri le casse. Cos'è? Limingham. È il cartello. È il cartello. Wow. Ok. Quindi questo credo sia da zero allora. Sì. Quindi niente da pulire in questo caso. Non ho capito quali casse dovrei aprire, perdonami. Ok. E allora partiamo con calma. Bestia, quanta roba da mettere. Oh, che culo, i bagni sono fatti. Non è vero. Però non ci riguardano, a quanto pare. Non mi dà nessuna tasca qui nei bagni. Grazie da Treyu per la sub. Allora, 6 panche, 2 cassonetti, biglietterie automatiche. 6 panche. 2 biglietterie, mi ricordo. 2 cassonetti, 2 distributori e 2 orologi. Era uno l'orologio, vabbè, mi riservirà sicuro.
anche lavoro che sto facendo. Sì. È sulla finestra, vero? Accettabile. No. Va bene. Poi, qua. Vuole un orologio? Vedi che lo sapevo che già uno ce l'avevamo. 8 panche, 6 cassonetti e 2 biglietterie. Poi 2 distributori, 1 orologio e 10 decorazioni. 2 distributori, 1 orologio e 6 decorazioni. Fa scenico se metto l'orologio sopra un'arcata, me ne sbatto io. Guarda qua che piramidale. Qualcuno vuole comprare dell'Herbalife? Chiedo. Scusa. Ferrovia egiziana. Chiedo. Ma poi dopo lavorate per me e guadagniamo tutti. Scusate. Allora. Fa troppo ridere mettere gli orologi bassi. Dentro c'è roba, aspetta, cosa ci sarà mai qui dentro? Ah, cos'è? Panche e sedie, anche qua. Cazzo, ma no, in tutte le stazioni in cui siamo stati non c'erano sedie da nessuna parte. Anche qui panche e sedie? Ma che cazzo di... Qual è la lounge? E qua? Ma siamo pazzi! Tutto quello che odio di questo gioco! Dai... Ah, mi mancano 4 decorazioni. Perché ne ho preso solo 6? Sono stupido. Sono stupido, ragazzi. Scusatemi. Sono nato stupido. Che dobbiamo fare? La sala interrogatori. Hai rubato tu la pizza. Fammi entrare. No, alla biglietteria questa. Sono le biglietterie. Perché panche sedie? Vabbè, giusto, le sedie per la gente seduta. Ci avevo pensato. Allora, partiamo da qui. Sì. 6 panche e sedie, 4 cassonetti, biglietterie automatiche e orologi. Oh, ascolta, sai cosa facciamo? Adesso le leggo le sub, adesso le leggo. Scusate. No, forse no, forse è meglio avere questo che è un po' più safe. Sbrotter, chiedo una preghiera per gli esami scritti che in questa situazione sono diventati sfortunatamente orali, balbettanti. È la mia ultima speranza. Obi-Wan Kenobi. Grazie mille e tantissimi auguri. Ma un botto, un botto di auguri di tanti così. Un botto di schedare. Ecco, mi avanzano i lavandini. Cosa che non comprerò subito, adesso vediamo. Me la gioco. Siccome gli orologi sono più importanti dei lavandini, ma adesso vediamo. Allora. E grazie a Sephiroth, 7 come mesi che mancano al fine di sto tragico anno, le si vuole bene. Ma sì, dai, vedrai che si risolve! Così sono troppi auguri. Cazzi suoi. In realtà era quello che volevo fare. Augurargli troppo. Così si sentiva poi in difetto. Sono un malandrino.
orologi con lo zero. Perché due orologi poi in una stanza così piccola? Le decorazioni numero 6. Prego seguire le piantine per sedersi. Ti devi sedere in mezzo alle frasche. Guarda qua che bella situazione che sto andando a creare. Ah, com'è bucolico. Fantastico. Ma quante ne devo mettere? Oh no, aspetta, ne ho messe troppe! Giusto. Giusto. Perché... perché non ne ho comprate quante ne bastavano, ne ho comprate... Ho sbagliato, aspetta. Come si annulla la mano? Ok, aspetta un attimo. Solleva con le mani, solleva, aspetta. Me le porto di là. Non vanno messe qui? Niente, allora. Qui no. Qui no. Porca troia. Qui. Dai, sta pianta da qualche parte dovrà andare. Ok, qui. Decorazioni, perfetto. Porca vacca. Uno di 20. Vabbè, faremo. Ho sbagliato. No, questi non sono i bagni, sono le biglietterie. Allora, panche e sedie. Una, due e tre. Così sono comodi per lavorare. Poi cassonetti, 4. Uno, due, tre. Quello al centro consuma di più, si sa. 4. Mobili, 8. Gli schedari, naturalmente, dove tengono i biglietti per le persone. 1 e 2. È lui che consuma di più. Ne metto anche così. 3 e 4. E poi, come volevo si dimostrare, non si deve girare due volte. 5 e 6. Orologi, ne vogliono 3, giustamente uno per ogni cazzo. 1, 2, 3. Apparecchiature elettroniche, telecamere, ovviamente, perché noi dobbiamo controllare a vista le persone che... 6? Ah, 1 e 2. 3 e 4. Poi vi state chiedendo perché ne metti solo da una parte. È perché altrimenti punta al muro. 5 e 6. Allora, prenderete per pazzo, ma non lo sono, vi assicuro. Ti guardano in faccia, ma benissimo, eh. Bam, 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 bam. Questa è casa mia, entra. Allora va Mona. Mamma mia, se son bravo. E gli orologi sempre one per dick. Glielo metto qui. Così per guardare è un casino. Ale. Qui non c'è una fava. Siamo in zona. Allora, 4 orologi. Ne abbiamo 3. Per bacco, come ne abbiamo 3? Cos'è qua? Devo salire? Mettere l'orologio. 1, 2, 3. Adesso ne compreremo un altro. Voglio vedere adesso come fanno a vedere. Panche e sedie. Tranqui. Lavoro magistrale, ragazzi. Orca vacca, non mi sono in più. Gratis. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e niente, ragazzi, quelli non buttano. 6 distributori. Aspetta, che c'era AT Italy One che si subba, grazie mille. E Z Fake, giorno gattone, in questi giorni non sono riuscito a seguire la mattina, quindi le chiedo, ficca questo gioco parecchio, peccato che l'abbiamo praticamente già finito. Che dobbiamo fare? La vita è tutta un twist, ragazzi, la vita è tutta un twist. Godetevela, vivetela. Ok, dai, mi servono altri orologi, sicuramente un altro... Streghetta. Scusa, ma
Mamma mia. Non finisci troppo in fretta redando così? Molto probabilmente sì, ma non mi piace redare, come dicevo prima. Quindi preferisco finirlo prima che torturarmi. Cioè, preferisco trovare qualcosa da fare nelle ultime ore perché non so più che fare. Ah no, qui effettivamente no, me ne serviva, ok. Piuttosto che diventare scemo ad aprire, selezionare, fare. Odio questa parte, purtroppo. Ok. Sto anche recuperando le robe che mi ero perso. Ok. Altri giochi come We Were Here Together? Ci sono altri giochi della saga di We Were Here. Ma aspetta, ma se io faccio così... Aspetta, Porca vacca. Potevo prenderne più di uno alla volta. Ah, ok, questo qui deve rimanere. Buona. Ah, non sono a sinistra con la cam. Porca paletta, è vero. Perché non sono a sinistra? Ah, mi sono spostato proprio per We Were Here. Cazzo, adesso ce ne siamo resi conto? Siamo tutti dei bastardi? È come uso Flipper, sì. All'ultima live te ne sei reso conto? Hyrold, 5 mesi sono 5, il numero dopo il 4 e prima del 6 non ho molta fantasia. Lei si vuole bene. A lei, grazie mille. Porca vacca. Ah, sì, mi ricordo. Tabelle delle partenze. Ma questa qui è un'altra biglietteria, scusa, cos'è? Luogo di informazione, cos'è sta cosa? Mistero. Questo è l'ufficio del boss? O dove clonano le persone? Che cos'è? Controllo bagagli? Ma in stazione? Sì? Ah no, è un supermercato, eh! Ah, è un mini market! Tutto vuoto. Cos'è qua? Elettrodomestici? Ma in stazione? Beh sì, anche a Milano lo fanno. Poi voglio vedere uno che si compra una TV e se la porta in... Che stanza persa. Uno che compra una TV e poi dopo se la porta in treno. Ma vabbè. Quattro mobili e quattro decorazioni. Babù. Allora. Oh no, solo tre schedari. Ma questa qui sarebbe un... Il prototipo della One era quello lì, il dev kit. Questo è il dev kit dell'Xbox One X. Però complimenti. Chissà dove hanno preso il modello. Grazie a Sam per i 19 mesi. E altre piante, mi sembra, altre piante. Le piante sono importanti. Tanto ancora non ho messo un water, eh. Oh, Boh, vado avanti. Dov'è? Era di qua? Quattro mobili. Che se non fosse una rottura di coglioni poter acquistare le cose che ci mette 8 ore col tab, lo farei molto più volentieri e con molta più calma. Ma è terribile. Non posso aprire quella porta lì. Fammi vedere. Sì. Però non è una sega. Ok. Allora, fammi esplorare. Ah, questa è la stessa porta che porta... No, non è vero, ma...
Vabbè. Ok. Ok. E me ne esco di qua. Mobili e decorazioni. Va bene. E gli schedari rovesci. Sì, ci sono moltissime piante effettivamente. Molto eco la situa. Eco situa, mobili e decorazioni. Ma che palle. Che poi non ci sono neanche mobili da bar come quelli che mi verrebbero richiesti qui. Allora, schedari. Gli schedari sono sempre utili in stazione, ricordatevelo. 6. Ah no, questo era l'antipanico? Fammi vedere. Merci per i 5 mesi, sono 5. Grazie zio. Madonna. Che paura, che paura. Oh no, ho finito di nuovo le piante. Era il ritorno. Adesso iniziamo con la locasia. Sì, vabbè, almeno fammelo mettere dritto, dai. Lo schedario autunno-inverno. Fantastico, compra anche tu uno schedario vicino alle magliette. No, non è il citofono, ha sbattuto una porta. Lo sentite perché mi sono fatto anche la cacchina addosso e poi 4 mobili e 4 decorazioni, ma è incredibile. Questa è una cosa favolosa. Prevision. Hai visto? Ok. Ok. Di qua non si va. Oh, mi manca da arredare. Qui, panche e sedie. Oh no, tutte le cose mi mancano da arredare, giustamente. Tutti i binari. Oh, ci sono le scale mobili. Funzionanti? Alla teoria. Alla teoria. Qui non c'è proprio niente da raccogliere. Che palle, la parte bella del gioco me l'hanno bruciata via. Panche e sedie 10. Figa, ne ho 7. Aspetta. Faccio incetta perché tanto qua sicuro me ne serviranno un botto. Nove, dieci. Cassonetti, anche di cassonetti non ne ho più. Oh, che ridendo e scherzando. Comunque, non mi serve, mi serve, non mi serve, mi serve. Si toglie sta scritta. Oh, mi serve, non mi serve. Ne compro uno, ne compro 20. Alla fine, porca vacca, se stiamo finendo tutto. Grazie ad Onda per i suoi 7 mesi. Un po' stretto qua, comunque. Non è pericolosissimo? Metto il bidone qui. Così se uno lo vuoi buttare la roba, è finito. Come due? Ah, non me lo segnali. Hai capito. Giustamente. Bravi. Bravi cazzo, bravi. E l'ora di sapere che ora è qui in mezzo? Bellissimo. Aspetta, no. Vuoi sapere che ore sono? Cazzo i tuoi. E vado su al contrario. Yaki, siamo a 10. Buona giornata, messere. Si diverta con i treni. Certo, lo farò. Anche lei. Panche 6 di 22. Ne abbiamo 24. È incredibile. Metto un sacco di tempo perché non è fatto benissimo questa rotazione del mouse. E poi figurati, guarda qua. Poi dimmi se uno non si deve incapponire. Allora, tiè. Mettiamo le vicine e poi vediamo. Switch? No. C'è il palo?
Ma sì, chi se ne frega, compenetra. E vola anche un pochino. Uff. Ok, ok. Molto brutto questo ultimo livello, comunque. Mi piaceva pulire le frasi razziste che scrivevano le persone. L'odio. Ok, ne ho messi di più di quelle che mi servivano. Non importa. Fa niente. Se uno vuole buttare l'immondizia, viene fino a qua. No, basta. Non serviva più. Ah, no, questo sì. Orologi. Me ne vuole 4. Porca miseria. Allora, aspetta, metto questi 3 e poi mi occupo di altro. No, non è vero, mi piacciono questi orologi qui. Vabbè, allora, ho finito i mobili. Per adesso compriamo altre panche. Con un orologio diverso, questo qua, più classico. Più piatto. Ridendo e scherzando, quanti soldi mi sono partiti? Orologi, 8 è diventato. E dobbiamo ancora aprire le casse. Che poi queste casse sui binari, dove cazzo sono? Era quella lì in fondo, quella lì. Sì, mi sa che è quella. No, questa qua. Non dimmi che dentro ci sono le sedie da metterti. Immagini che ridere. Bellissimo! No, 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 no. Dopo, dopo, dopo. Oh, bravi, bravi, che l'ultimo livello non è una ciola. Una sola, un inculato. Insomma, avete capito. 22? Ma io le metto così. Eh? Come al cinema. Però gli piace solamente un binario. 11, e adesso tutte le altre le giro dall'altra parte. A proposito di cinema, si sa se riapriranno? Per curiosità, non è che ci abbia questo impellente bisogno di andare al cinema in un momento così di crisi, però... Ah, ho finito i bidoni? No, è il 2? Scusami, è il 2. Ah, i bidoni, ecco qua, devo comprare altri. Kire, 3 mesi, grazie! No, è meglio se sto dove sono perché copro molto meno cose. Ah, sì, mi ricordo. Cinema all'aperto in estate? No. Porca miseria, ma aspetta, io dovrei appena adesso sti orologi qua. Ah, qui, guarda. Tutti sapranno che ore sono. Anche più piccoli. Ci manca aperto in estate. Non è comunque sempre assembramento? Drive-in deve essere una figata. Drive-in mi piacerebbe un botto. Solo che adesso come fai con le macchine giganti che ci sono oggi a fare il drive-in? Non lo so. Minchia, ma le panche non bastano mai. E io per cinema all'aperto pensavo quello lì che... dove andavo da bambino, con l'erba per terra. C'è differenza. Se hai un cabrio, i drive-in non sono ficcanti. In realtà sono più ficcanti. Ah, sì, non hai un cabrio, giustamente, sì, è vero. Dipende tutto da quanto sei vicino, perché se hai la macchina... con molto spiana così se non sei distantissimo tu devi guardare il film così, come si dice, spiovente. Anche i concerti saranno drive-in, ma dove? Cioè, dove le puoi fare queste cose? Scusami, non ci sono più gli spazi per farlo. Sarebbe bello poi se ti portano anche da mangiare. No, dai, il mio sogno. Se ti portano da mangiare poi le ragazze con i pattini. Tu vai lì, ti danno la cassa, la metti lì. No, bellissimo. Nei parcheggi dei centri commerciali o degli stadi?
Sì, però gli manca lo schermo. Devono mettersi a fare lo schermo. Che si può fare, però non so. Sarà che penso sempre che la gente non riesce a fare per bene le cose. Quindi ho sempre paura che sarà una merda. Cioè, parto già negativo. L'impianto audio decente. Infatti, allora, una volta il drive-in ti portavano la cassa che ti attaccavi al finestrino. Potrebbero fare una cosa del genere col Bluetooth. Però come fai con anche 50 dispositivi Bluetooth tutti attaccati alla stessa sorgente? Viene un po' una schifezza. Leggete le regole, fanciulli. Leggete le regole per non incorrere in kick. Che poi non so perché devo ripetere così tante volte di leggere le regole, che dovete leggerle per forza per poter scrivere in chat. Non so che va fatto la vita. Ok. 2. Sai quanti se ne ciulano poi di casse? Sì, puoi rendere che quella cassa ha un riconoscimento che funziona solo con una determinata sorgente, magari, però lì sarebbe da ragionarci. Quindi tutto il resto è andato, lo posso vendere? Non c'è un piano di sotto qua? Strano. Aspetta che c'è un fuori qui però. Che serve sta cosa? Da sostituire, tiè. Ah, ma questo andrà messo alla fine, immagino. Qui non si può andare. Ok, allora andiamo di apri le casse come il gioco ci consiglia di fare. Ah, dici che gli dai la carta d'identità un po'... Cioè, le fai da cauzione, diciamo. Sì, però lì poi immaginati la coda, porca miseria. Con le mani. E poi? No, aspetta, forse devo prima aprire tutte le casse e poi mi dice cosa devo fare. Come ha fatto fino adesso, quindi... Sì, ok. Ho aperto le casse. Adesso... Metti la segnaletica. Dove, come, quando? Cioè, che vuol dire metti... Penso quello più in basso. Che vuol dire metti la segnaletica? Ah, lì, ok. Non avevo visto che comparivano i fantasmi. Grazie a Zargon per la sub. Coda, se ti portano la cassa alla macchina, quando te lascio il documento... Sì, ho capito, però loro dopo i documenti... Allora, per dare la cassa, dai la cassa e ritiri il documento. Perfetto. Per ridarti il documento, fai solo che sono anche banalmente 100 persone. Tu hai 100 documenti in ordine col nome e tutto quanto. Dopo la durata di un film, che è niente, dopo due ore già te lo devono ritirare, quindi non è... Non so neanche se hai il tempo di risistemare tutto. La tua sub, come costa? Non ti ho ringraziato. 10 come il numero 10. Ma mi pare... Scusami tantissimo. Sono un coglione. Cioè loro devono... Hanno uno schema e poi dopo te lo devono dare. Ah, lei il signor Sticazzi e Sticavoli. Ah, signor Sticazzi e Sticavoli. Benissimo, ecco a lei il suo documento. Oh, non me lo dire. Ah, boh. Con l'FM dici? È un'idea. Un'alba rossa la si lova a lei, grazie mille. Che storia con la radio. Delle colonnine semoventi con le casse, come una volta. Col cavo. Anche perché a livello di qualità lì non puoi battere niente. Però il discorso è sempre quello. Ha senso investire così tanto su una roba che ti dura poco? Perché alla fine non deve durare tanto, deve durare un annetto. Neanche, cioè si spera di meno. Monta il tabellone. È un investimento in perdita, sì. Anche perché poi dopo quanto fai pagare? Fai pagare 10 euro? Cioè, che vuol dire il massimo possibile da far pagare? So tanti, eh.
Se riportiamo in auge i drive-in, magari qualcuno rimane. Eh no, Gabri, il motivo per cui i drive-in sono morti sono gli spazi e la qualità della visione. Anche perché non tutti hanno una macchina bella dove ti fa piacere stare. Poi se uno suona il clacson, tu lo vorresti uccidere. Figurati. Oh no. Immaginati la scena finale di Avengers Endgame. Però dove anziché al posto degli applausi e della gioia della gente ci sono la gente che clacksauna. Karim, ti tocca. Giorgio, mannaggia il live train partito 10 secondi dopo che ho rinnovato. Ma non è vero, cioè va bene, va bene. Sei arrivato adesso, grazie mille. Abbiamo finito il gioco. Ma dai, è stato il più facile. Cioè, in realtà non era il più facile, però era il più brutto. Odio fare questa cosa qua. Mi piace pulire le cose. È renovator, non costruator. Vediamo se magari c'è un twistino. Ah no, c'è il coso. Ok. Alle famiglie, siamo a 28. Grazie gatto per la compagnia in questo periodo. Grazie a Live Train e l'emoticon de merda. Grazie mille. Grazie a Il Zari per i suoi 4 mesi. Tante belle cose a lei. Quelli senza patenti si siano dietro. No, non è una cosa per tutti, però mi sembra un po' limitante. Perché se c'è un drive-in magari può funzionare. No, non è... Non lo so, uno per città magari. Car sharing per andare al drive-in. Beh, anche ecologico. Pavaz, ciao gatto. Che scuola superiore hai fatto a Padova? Nessuna. Perché ho fatto l'istituto d'arte. Cioè, scuola superiore, sì. Beh, effettivamente è una scuola. Con molte virgolette. Ma io ritorno sempre della mia idea che a voi sta sul cazzo. No, a voi no, ma a molte persone sta sul cazzo. Io pago volentieri di più il film per guardarmelo a casa e non andare al cinema. Il day one. Non vado al cinema, mi pago il film 20 euro. Mi va bene. Abbiamo finito tutto. E aspetta, comunque non possiamo permetterci di avere tutto quanto. Guarda, 7 e 14. E noi ne abbiamo 9. Santo cielo. Come? Grazie Arello per i 7 mesi. Come faccio a cambiare il trenino qui? Perché in teoria lo posso fare. Ah, sì, mi ricordo. Perché me l'ha sbloccato, l'ho visto. O no? Era una cazzata? Commuto. Non si può commutare qui. Autoplay? No. Mappe? No. E mappe ho fatto tutto. Tutto al 100% tra l'altro. Scusa. Creatore me ne sbatto. Boh. Cioè io pago volentieri 20 euro al day one per non andare al cinema. Non per tutti i film naturalmente, ma avere la possibilità di farlo, secondo me, è perfetta. Vernizzi, 28? Non ti ho ancora rotto le balle? A me, no. Al massimo, il contrario. Non è sostenibile. Per chi? Non è che c'è una perdita. Tu paghi 20 euro perché magari ci sono più di due... Cioè, più di una persona che guardano il film. Il giro sul treno fa cagare, però che palle. Toh, occhio alle orecchie. Oh no!
Allora. Mi spiace tornare sempre su Animal, però non ho voglia di ritornare su Farmers Dynasty, semplicemente per quello. Perché ormai ho visto com'è l'andazzo, bisognava star lì a skippare all'infinito e a questo punto domani iniziamo gli Aliens e andiamo verso Spedator. Quindi Animal. Tanto stiamo chiacchierando, continuiamo a chiacchierare, non è che il gioco cambia più di tanto questo oggi. Subnautica, anche quello è da un po' che mi riprometto di ricominciarlo, però quello lì lo voglio ricominciare per bene e finirlo tutto. Ok. 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 Grazie Carot, tante belle cose che se le merita, grazie mille. Grazie mille, proprio un'ora e mezza secca. Scemo? Ah, sì, mi ricordo. Sì. Un attimo. Cambio il titolo. Ok. Molto bello Subnautica, sì. Il problema è che è molto dispendioso dal punto di vista del tempo e non è semplicissimo. Comunque sì, fai pagare un tot di più a chi vuole stare a casa e non andare al cinema, però alla fine, già in due, come avevo già fatto questo discorso, già in due spendi più soldi di 20 euro. Tu spendi più di 20 euro, sicuro, sicuro. Cioè, a meno che non vai al cinema a piedi, e non prendi popcorn, non prendi niente, solo i biglietti del cinema, allora sì, risparmi. Però già banalmente, prendendo la macchina, benzina, metti che devi fare l'autostrada, non sempre però, metti che devi farla. Sì, aspetta che non ci sono novità, va bene. Però abbiamo ricevuto un botto di roba, aspetta, è vero? Ma me ne sbatto, Fufi, cazzi tuoi. Vabbè. Dicevo, benzina, biglietti, popcorn. Poi magari prima... Sono bellissimo. Poi magari prima o dopo ceni. Non è detto, puoi mangiare a casa. Però è una cosa che puoi mettere magari in conto. Più di 20 euro ti partono. Allora, KK Soul. Tazza, grazie mamma. Regalo. Il quadro perfetto. Ma aspetta, da Volpro solo una cosa ho ricevuto? Perché avevo due messaggi di Volpro? Statua antica. No, era di ieri la statua antica. Era di ieri la statua antica, ok. È bello uscire, almeno per me è qualcosa di fare qualcosa di diverso. Se ti piace fare quelle cose lì, nessuno ti giudica. Io non voglio uscire di casa. Cioè adesso sì, in questo momento specifico voglio uscire di casa. Normalmente no. Grazie a Tommy, Juan Kenobi, per la sub. Da me un biglietto costa 8,50 euro. I popcorn con bibita hanno meno di 6. Allora i popcorn e la bibita assolutamente sì. Il biglietto varia, dipende se hai la tessera o meno. Oscilla tra i 6 e i 12 euro. C'è... Tesoro, dopo. Tra i 6 e i 12 euro oscilla il biglietto, no? Se ne era già parlato. Quindi, ribadisco, per due persone 20 euro per il film a casa, per me è onesto. Da te 4,50 euro fisso. Dove? Al display 4,90 euro biglietto. Non vi credo, ragazzi. Non vi credo.
non è vero. Al De Space non è vero. Se vai di mercoledì, lo posso accettare. Normalmente non è possibile 4,50€, ragazzi. Tutti i giorni 4,50€. Che cazzo di The Space è? Una sala. Sputato. Sconto universitario The Space 6€. È ok. Giovedì e venerdì fa 3€ a film. No, ok, allora calma. Qui non si sta parlando di sfruttare offerte o andare il giorno strategico. Qui si sta parlando di quanto costa un biglietto in un giorno tipo il sabato sera. O in generale. No, non mi devi andare ad acchiappare l'offerta, perché se vai ad acchiappare l'offerta già va a decadere tutto il discorso. Cinema a casa di nonna che mi costa 4€, certo. No, il cibo è una rapina in tutti i cinema. Però se mi viene a dire che normalmente tutti i giorni il biglietto è 4,50€, io non ti credo. A meno che non sia una sala dove ti rapinano appena esci o appena entri. Cioè deve essere una delle sale più brutte del mondo per costare così poco. Non appena fa pure cagare il cibo. No, cagare no, però puoi trovare allo stesso prezzo di meglio sicuramente. The Space di Rozzano, non so dove sia neanche Rozzano, vediamo. Allora, io sto guardando le foto. Sì. Diciamo che 4,50€ vanno bene. Se le foto sono quelle. Poi per carità, allora da noi se lo compri online ovviamente il biglietto lo paghi di più e ti viene a costare anche sugli 8-9 euro per quello normale. Se invece vai al Luci Cinema Lux, quello sono sempre 10 euro, però figa lì, c'è le poltrone in pelle reclinabili, affanculo. Che miseria, guarda! E qui puttana! 4.500 stelline di volo! E stai! Dai, che stronzo pure io. Tiè. Che fatica. Se l'ho fatta, sì. Ma fatica. Oddio, non scendere mai sotto 10 euro è tosta anche da quella parte lì. Però veramente 4,50€ sempre vuol dire che veramente il cinema è terribile. Per me già se il cinema non ha il 7.1 perde praticamente tutto il senso di esistere proprio. L'audio è importantissimo, se no veramente quasi vado a casa a guardarmi i film. Ok. 2005, però costosini, nocchini bastardi. Frigo, non c'è niente che mi frega. Arrivederci. Le poltrone sono essenziali, sì, però posso magari stare un po' scomodo per un'ora, ma se il film ha un audio terribile, mai. Poi mi è capitato purtroppo anche di avere delle sale, adesso rinnovate ovviamente, di UCI un po' più vecchi, terribili tra l'altro. Cosa è successo?
Che paura. Che paura, pensavo si fosse buggato per sempre quell'albero di merda. Che buggato si è buggato, però. Mi mancava un colpo. Che l'immagine era anche croppata male. Quello mi è capitato due volte in vita e l'ho odiato. L'audio, se non è all'altezza, butti via tutta l'esperienza cinema. Tutta. Quando ti capita il posto basso, che Dio, occhio e collo. Non mi è mai capitato il posto basso. Perché non ho mai preso il biglietto al cinema. Mai. Quella è la cosa che... è l'errore dei nabbi, quello. Devi sempre prenotare online, perché altrimenti rischi di inculata. Soprattutto con film magari più ficcanti che vogliono vedere tante persone. Soprattutto il day one. Già presi gli insetti nuovi. Anche perché la qualità dell'immagine del cinema, adesso non dico che può essere comparata, però con la TV 4K diciamo che hai una buonissima resa. L'audio che è il cinema non lo puoi emulare. Cioè puoi, ma con un investimento importantissimo. A te fanno scegliere il posto, sì, ma se è arrivato uno prima di te a scegliere il posto, non ti danno il posto che vuoi. Sempre online, sempre. Proiettore a casa non è fantastico? Proiettore a casa dal letto, sì. Mamma mia, che bello guardarsi i film proiettati sul soffitto, fica. Sì, sì, il cinema ha il suo fascino, ma io infatti stavo parlando di situazioni più particolari. Una sera non c'ho voglia di uscire di casa, di vestirmi e prendere la macchina, mi guardo il film a casa. In questo periodo di quarantena mi guardo il film a casa. So che stanno facendo uscire solo le ciofeche adesso. Fin quelli buoni si ritengono da parte. Quanti fossili ho? Due? Sì, due. Io prenoto sempre da casa quando devo andare al cinema. Vabbè, Ricky, anche io quando ero più piccoletto. Però adesso, col cazzo che mi presento al cinema a scatola chiusa. A meno che... e questo è capitato. Sono già in giro e dico, ma sì, dai, andiamo, siamo qua, andiamo al cinema. Adesso mi capita molto meno, perché ovviamente con Sif non è che dico, ma sì, dai, lo lascio da solo 6 ore. Ci organizziamo, ovviamente. Però se sei in giro e dici, ma sì, andiamo a vedere un film, è già una cosa differente. Anche treni, musei, Gardaland. Vabbè, Gardaland... beh, sì, salti la fila, effettivamente. Però non è che c'ha dei posti limitati. Tutto online, il resto. Stai lì, io non ho capito com'è possibile che tu non hai capito. Domani live regolari più la live alle 5 per Microsoft. Com'è possibile che hai capito quello che hai capito tu? Domani si fanno tutte le live e se ne fa una in più. C'è anche il treno, ai posti limitati, sì, però anche selezionabili, perché io preferisco stare da solo, infatti mi prendo sempre il posto singolo, da solo. Pure il biglietto dell'Ethna Comics hai preso online, pensa che inculata, eh? Ora come ora. Abbonamento VIP a Gardaland. No, ma fa cagare Gardaland. Adesso che ho visto i veri parchi a tema, Gardaland non ci voglio più andare. È proprio cacca.
Non è bello per niente Gardaland. Non l'hanno mai più rinnovato. Le giostre che piacciono a me, che non sono quelle delle montagne russe dove mi cago addosso, non le hanno mai più rinnovate, a parte i pirati che hanno fatto finta e hanno fatto una schifezza. Cacchissima. Allora, tra le due direi meglio Mirabilandia, ma solo perché... ti dico Mirabilandia, ma solo perché ho avuto delle esperienze un po' più varie. Anche Movieland, per dire, ha delle esperienze molto più ficcanti di Gardaland. Però Gardaland è troppo vecchio, rotto, funziona male, vaffanculo. Preferisco magari aspettare un po', mettermi via un po' di soldi in più, che poi dipende da quanto vuoi stare, e farmi un giro a Disneyland. Ma che schifo. Gardaland ha venduto la Lego? Sì? Oh. Vedremo. Mi manca un fossile però. Disney ne vale assolutamente la pena. Consiglio sul proiettore, non mi ricordo il nome. No, aspetta, ce l'ho qua. No, non ce l'ho qua. Ah no, sì, ce l'ho qua. Nebula si chiama, è portata in Nebula Pro, credo. Nebula qualcosa, boh, non mi ricordo. Allora, si chiama Nebula e basta. È un cilindro. Quello è buono. È portatile. Sì, Disneyland Parigi. Poi, neanche Disneyland Parigi è la più figa delle Disneyland, anzi, però è spanne sopra Gardaland. E io a Gardaland ci sono stato talmente tante volte che ormai ho le balle piene, sempre quello. Lo so veramente a memoria, perché era la cosa più vicina a casa che avevamo. Ci siamo andati veramente, 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 veramente tante volte. Le mie giostre preferite erano i pirati e gli egizi. Gli egizi sono diventati merda. E i pirati... sono rimasti quello che erano. Ma infatti anche la giostra dei pirati di Disney fa cagare. Sì, donazione, aspetta, hai ragione. Tiè. L'Egizia era fighissimo, c'era lo Stargate. Lego ha aperto un parco acquatico a Gardaland. Allora, aspetta, il parco acquatico di Gardaland, se non erro, non è a Gardaland, ma è a Milano. Non lo so, io ho letto in chat, non mi sono informato. Oh, che bello, il quadro perfetto. Sì. E andiamo. Hanno aperto un water park. Lago ok. Non era a Milano il parco acquatico di Gardaland? Mi ricordo che non era vicino a Gardaland. Aspettate. Volevo buttare via la limited edition di Doom. Non è vero, era la scatola vuota. Non è vuota, è piena. Non era vuota però, imbecille. La leggo al lago. Non mi ricordo, mi ricordavo che c'era un'offerta, una volta ho detto ah che bello, posso andare anche al water park, ma il water park era da un'altra parte imboscato. Poi magari mi ricordo male, potrei leggere male. Lego non ha acquistato Gardaland. Gardaland è stato acquistato da un gruppo di gestione parchi in cui è grande azionaria Lego Park. Ok. Vi ricordo che Lego Park è tra l'altro un'esperienza per bambinissimi, quindi... perché volevo andare lì. Invece ho scoperto che è una troiata. Sì. Natura morta con mele e arance di Paul Cézanne, 1899 circa. Olio su tela. Questa natura morta fu l'ispirazione per numerosi altri artisti, compreso Pablo Picasso. Più che riprodurre un'immagine, Cézanne volle catturare la bellezza delle forme da diverse angolazioni. Con quest'opera l'artista fa ampio ricorso all'atmosfera dei soggetti e allo spirito dei suoi osservatori.
fine. E io sono vestito così, no, al museo. Che palle. Qui ci metteremo una vita a riempirlo, sto coso. Canto Angela. No, Angela, più una voce un po' più squillante. Un po' più squillante, un po' più allegra. Fine, quello c'era. Adesso ci dobbiamo andare a far vedere come vesti... Cosa ho detto? Dobbiamo farci vedere come... Dobbiamo vestirci. Un attimo. Non c'è un codice d'abbigliamento per i musei. Sai che... Invece sì... Sono stato al Louvre e se non sbaglio... Non potevi andarci con le spalle scoperte, una roba del genere. Potrei sbagliare, ma mi sembra. C'è qualcuno che può confermare? È lo stesso delle chiese, sì? Grazie a Roy, grazie per i 18 e per i 16 mesi. Dipende dai musei, sì, beh, ovvio. Non puoi entrarci in canotta, infatti facciamo un caldo della miseria. Il Louvre lo trovai chiuso, pensa, perché erano tutti in maniche corte. Sì, perché comunque il museo è un posto elegante, tra virgolette, non è che ci vai... Allora, non è che ti devi mettere il frac, ma non devi neanche andare vestito da paperino. Beh, gli Uffizi fanno parte della chiesa. E lì, grazie al cazzo. Bice, dimmi tutto. Ok, vai, vai, vai. Io tra l'altro ho ancora un suo coupon che non ho mai usato perché ho i soldi che mi escono dal culo. Sì. Le darò un tema, vai. Sì. Sì, sì, sì. Un completo da lavoro. Ah, ok. Un capo da lavoro. Prego, mi dia. Cos'è? Una giacca da operaio. Va bene. Una giacca da operaio. Che ce l'avevo già, se non sbaglio, la giacca da operaio, no? Adesso vediamo. Gli Uffizi sono dello Stato? Ah, sì? Ah. Non so perché, pensavo che fossero gestiti dalla Chiesa. Ho detto una cazzata, chiedo venia. No, aspetta, aspetta, devo prima indossare questo, poi da questo si parte. Ok, così ce l'ho già addosso. Grazie Kirmos per i 24 mesi. Sì. Ok. Intendevo i musei vaticani. No, no, pensavo proprio che gli Uffizi. Allora, giacca d'operaio. Ma fa cagare, che colore è? È perché io volendo mi posso vestire da medico. Però lei mi ha detto di partire da quello. È un colore veramente brutto. No, mi metto i jeans da lavoro. Che ci stanno malissimo, però sono da lavoro. C'ho le scarpe antinfortunistiche. Attimo, guarda, la bandana, perché lavoro sotto il sole. Non finisce bene qui. Pure da anziano che va a vedere i lavori. Da post-operatoria forse non è il caso. Occhiali. Non ci sono gli occhiali da antinfortunistica, quindi... Ah, magari la mascherina da incognito. No, la mascherina medica. Non è medica, però.
calzini blu, mettiamo delle scarpe, cazzo so, scarpe da lavoro. Non lo so, io credo di essere nel giusto, vediamo. Ma non è obbligatorio dare partita a quello che mi dà? E allora ci vestiamo da dottore, vaffanculo. Le coppelle è palesemente da lavoro. No, beh, allora facciamo così. Faccio il chirurgo e via. Ma cazzo... No, ho sbagliato. Allora, mascherina. Ok. La scarpa da impiegato. Ecco perché scarpe da dottore è difficile trovarne. La bandana la tengo? Non c'era un cappello da... da dottore. No, cappello da dottore effettivamente non lo possiedo. Va bene così. Le Crocs. Ma io sono primario. Vediamo. Vai. Aia. Invece. Grazie. Funzionato. Sono primario. Che palle, mi fanno cagare le cose disegnate da Bice. Soprattutto quando non si vedono. Che cazzo? Vabbè. Vado! Ula. Un short cortissimo, sì sì. Da strappa mutanda proprio. Porca miseria, aspetta. Guarda te che mi tocca fare. Ok, che rischio, che rischio. Ok. Break corte per l'estate, giusto? Allora, io questa cosa qui la devo comprare, questa tunica da santone. Però è femminile, no? È una vietnamita. C'entro un cazzo, pensavo fosse più di quello che è. Ciao Valerio. No, Valerio, non credo sia una bella mossa, grazie. Questo qui è il cappellino di Simone Power Ranger. Di Panariello, quello da ciclista. No, che magari ci sono colori più divertenti. Adesso vado a vedere. Un primario che fa smart working. Mi piace moltissimo. Moltissimo. Beh, no, preferisco il nero. Bello, bello. Questo ce l'abbiamo già. Come posso rinunciare? Ok. Oh, santo cielo. Poi scarpe. Merda, come al solito. Va bene.
presenterà il nuovo iPhone con quel pantalone a righe, guarda. La tuta drago, non mi ricordo se ce l'ho già, ma mi pare di no. Kill Bill. Cosa posso rinunciare a questo cappello? Potevo, sì, in effetti. Visore, non ricordo se lo possiedo o meno. Mi pare di no. Crepi l'avarizia. Quanti soldi ho? Ma non so neanche la metà di quelli che ho in banca. Ah, non ho preso il vestito vietnamita, però non mi fica in realtà. Adesso lo guardo meglio. No? L'ho già comprato. Mi sa che l'ho già comprato. Sì, fammi vedere. Eccolo qua, stai a vedere? Lo sapevo. Lo regalo. Lo regalo. A chi lo regalo? A chi lo regalo? Lo regalo, a chi lo regalo? Lo regalo. A Lupiglia. No, le rape non le ho vendute, effettivamente. Bella lupa. Se qualcuno le ha sopra il 500, me lo faccia sapere. Ah, che bella, che lei c'ha il mio maglioncino addosso. Non voglio rovinarle l'outfit, ormai. Però forse i vestiti non li mettono loro. Invece li mettono. Ah, sono contento. Mi dà 819 stelline, giustamente. No, adesso mi cambio. Bene. 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 L'ho provato al day one, Jilt, per star... No, aspetta, Jilt qual era? Jilt è quello delle trombe? O quello della ragazzina? Se quello della ragazzina l'ho provato ed è... Cacca puzzo lentissima. Se è quello delle trombette, non è su Stadia, è multipiatta. Aspetta, che adesso voglio rivendere le cose che ho doppie. O regalarle, magari, lo faccio prima. A parte la maglietta pesce, che quella è rara, magari la do a qualcuno. È quello della ragazzina, allora è merda. Com'è che si chiama quello delle trombette? Non ha un nome simile? Bellissimo questo. La di Sha. È uscito appena il nostro Stadio, lo so. No, è terribile, Gilt. L'abbiamo provato in live. Ah no, vedi, non ce l'avevo doppio. Figa, ma prima mi saltavano all'occhio mille doppioni, adesso non ce li ho. Ah, la borsa, pesce. E ok. E l'ombrello pesci. No, si pronuncia. Ma sti cazzi, ma li tolgo e li regalo anche, mi fanno cagare. Al cappello da mago avevo doppio, no? Ecco qua. La maglietta pesce mi garba, magari la do a qualcuno. Ok, perfetto. Grazie di yogurt bianco per i 20 mesi, avevo un pelo di sefo in bocca. Cos'è questa mutanda? Anzi, mi cambio di sopra. Vedete questo kimono qua? Costa 220.000 stelline. Così, giusto per flexarla. Ah, mi fa vedere cose che ho in tasca anche. Sai che non avevo notato questa cosa? Allora. Oggi voglio fare il cuoco di sushi. Non dirmi che l'ho venduto. No, l'ho venduto? Non era questo. Questo è da pescivendolo giapponese. Dici che l'ho venduto? Ma che strano. Ah no, eccolo qua. Poi manca la braga da chef.
Che braghe c'hanno gli chef? Beh, sushi, quindi fa il kung fu. Ecco qui. Giustamente. Scemo io, chiedo scusa. Poi, anche se Gesù non è male. No, dai. Invece sì, fanculo. Tiè, superstar. Per togliermi dalla faccia quelle cose lì? Troppo. No, va bene questo. Ok, poi mi metti... Ah, vedi che il visore non ce l'avevo? Non ce l'avevo. No, ce l'ho. Cioè, ce l'ho, nel senso che ce l'ho anche in tasca? No, in tasca non ce l'ho perché l'ho depositato, giusto. Ok. Posso mettermi i cerotti? Non mi interessa mettermi i cerotti. Ovviamente Gesù, un uomo leggiadro, fantastico, che gira in pantofole. Però blu, sono brutte. Con dei calzini che fanno piacere, rossi calzini a righe. Ah, sì, mi ricordo. Che a righine. Ma. Ma come è contento. Jesus Christ, superstar. Grazie a The Ragnarok per i suoi 2 mesi. Che le visioni notturne non hanno molto senso, però, di giorno. Allora, ho dei vestiti da donare. Loro le borsette non le usano, vero? Filippo, grazie mille per i 38 mesi. Hai un bellissimo nome. Non so se te l'avevo già detto, ma hai veramente un bel nome. Ok. Sorbole! Ah, no. Oh, no. Perfetto, grazie. Allora, proviamo con Rodeo. Perfetto. Allora, io adesso vado dal mio preferito. Ormai Rino è diventato il mio preferito perché non so se voi avete mai visto Community. No, non gli posso regalare un cazzo! Comunque Rino è il mio Pierce. È super stupido. Sì. Che stai facendo? Che schifo. E lui gli ho dato una vasta gamma di cappelli. Mettitelo. Mettitelo. Cazzo. Sì, è vero. Le prime stagioni sono belle, poi è diventata una schifezza pure Community. Per questo l'hanno interrotto. Beh, hanno mollato tutti, poi vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Wow. Wow. Però gli servirebbe una maglietta. Che fa, prega? Vabbè. Bellissimo. Lo so già l'ombra e l'arancia? Pensa a te. Un gran chi se ne incula. No, Sydney e Naso Lungo li ho già visti in giro. Chevy Cheese, esatto. Chevy Cheese, come cazzo si pronuncia? Non lo so. Però lui mentre è seduto non gli si può regalare un cazzo. Guten Morgen, perché? Ma Guten Morgen non è tedesco. Infatti non è molto sveglio. Dice, credo, non sa.
poverino, anche lui. È quella la battuta? Non fa ridere. Chevy Chase, si dice. Chevy Chase. Ah, oh, quello che non mi interessa. Vado a vendere. No, secondo me non voleva fare simpa. Matteo, con la maglietta del Day One? Oh, streghetta, come mai? È un regalo. Una borsetta. No, un ombrello che lo apprezzi. So che apprezzi gli ombrelli. Il quadro di Volpone era vero, sì. Ma Community, mamma mia, Community è anche su Prime Video. Senza andare su Mediaset Extra. Sapete che forse mi arriva una botta? Ah, su Netflix, scusate, ho scambiato Netflix con Prime Video, sì. Su Prime Video c'è Scrubs. Beh, sanguinaccio io due volte, eh. Cioè, dopo la prima, un'altra volta e basta. Ah, era anche su Prime. Ah, mi ricordo bene allora. C'era anche su Prime, è vero. Tempo fa, però. Ah, c'è ancora attualmente su Prime. Perfetto. Quindi non potete non cioè, non potete perderlo, soprattutto per il Prime. Grazie ad Elisa per i 17 mesi. Porca miseria. Preparatevi perché prossimamente potremo guardare i film dei Prime Video assieme. Filmone. Per adesso negli USA sta diventando una cosa quasi fatta. Adesso tra poco filmoni in diretta. Così non devo neanche sbattermi e mettermi in minutaggio o altro. Sì, però puttana tu, pesce del cazzo. Su Twitch, sì. Era un po' che non prendevo il rancio. Eh sì, non vedo l'ora infatti. Da lontano 2017, quando avevo fatto la proposta a Twitch. Ne sono passati di ponti sopra le acque. Multiplicalo, lo puoi fare. Sarebbe un conflitto di interessi. Si commenta assieme, sì. Poi ovviamente si dà per scontato che... Ma quanti pesci particolari sto trovando? Mai visti più dal Day One? È ovvio che per vedere certe cose dovrete avere tutti Prime Video. O un abbonamento ad Amazon Prime. Che ancora adesso non so perché non avete tutti un abbonamento ad Amazon Prime. Sono 36 euro all'anno. E spendeteli sti soldi. Che poi vi fate anche la sub a gratis al sottoscritto. Che sono una persona meravigliosa. Ve lo garantisco. Non picchio mai i bambini. Non ho mai a che fare con dei bambini. Se siete studenti 18, ma si perdono 3 mesi di sub. Infatti si picchiano i vecchi. Beh, è uno sport. Se picchiassi i bambini avresti molti più sub. Non credo vada... Non credo sia accettato dalle norme di Twitch, però. Il gioco non vale la candela. In galera avrebbe più sub perché picchio. Beh, dipende da come picchi un bambino. Se gli dai una sberla, non penso che ti mettano in galera. A meno che non sia tuo.
A meno che... No. A meno che quel figlio non ti appartenga. Se tu o no, se uno di uno che trovi a caso... Allora, neanche lì secondo me c'è la galera. Non lo so. Dipende dalla situazione. Con cosa hai idea la sberla? Con la mano? Con cosa hai idea una sberla, scusa? Con il tacco. Lo schiavo che ti appartiene? No, l'hai prodotto. Fino a 18 anni sei mio! Dipende dalla potenza della sberla, ma anche dal contesto, credo. Dipende da tutto. Cioè, se tu incontri un bambino a caso e gli dai una sberla, è grave. Se tu incontri un bambino... Cioè, se c'è un bambino... Lampada a stelo. Cos'è? Vediamo. È una piantana? Bruttino. Se tu trovi un bambino per strada che... Cioè, per strada... Non lo so, se è al cinema... No, il cinema è... Ci deve essere un fastidio che il bambino ti produce in maniera grave. Grazie a Zeppo per la sub. Cos'è che può fare un bambino, un delinquente? Al mare. No, ma deve essere una roba... Ad esempio, dopo la terza volta che dici a un bambino di non fare una cosa, tipo al mare, di tirarti in faccia la sabbia negli occhi, proprio a manciate, dopo la terza volta gli dai una sberla. Che è grave lo stesso perché il figlio non è tuo e tutto quanto. Ovviamente non è compito dei non genitori gestire quella cosa lì. Però che genitore del cazzo ha avuto il bambino se fa una roba del genere? Però se fai una cosa del genere, secondo me, non sei legittimato, perché ribadisco, è comunque una cosa grave, ma c'è un attenuante. Ma è di tuo figlio picchiarlo, sì, ma devo farlo, aspettare 9 mesi, farlo crescere, è un casino. Dopo la terza volta lo uccidi. Ma anche uno scappellotto leggero è grave comunque. Tu non devi toccare i figli degli altri, assolutamente. Ma niente vespe oggi? Ah, ecco. Perfetto. Nell'unico albero dove escono in diagonale. Aspetta che arrivi a 18 anni e gli spari. Ti becchi una denuncia dei genitori? Sì, sì, esatto. Ma infatti stavo pensando, quella denuncia lì a cosa può portare? Quanto grave può essere poi la situazione? Ma Bavangulen. Ciao Gabriel, stasera. Non puoi toccare le altre persone, non giustificheranno. No, no, non sto giustificando niente. Ma infatti ho detto che è grave in ogni caso. È che prima si parlava di galera. Secondo me non è così grave la cosa. Per carità, non si giustifica mai la violenza. E allora? Hai picchiato un bambino a prescindere dalla situazione. Quindi in ogni caso non ci sono attenuanti. Ok. Curiosità. Non picchiate i bambini. Fatemi il favore. Un risarcimento sicuramente sì. Ovvio che se ti punta la pistola addosso puoi dare un pugno come autodifesa. Sì, ma che bambini grossi conosci, Esprit? Non in pubblico. Beh, è difficile che tu ti trovi da solo con un bambino non tuo. Aggressione aggravata per uno scappellotto? Minchia. Ah, ok, Luke Sparrow dice: è grave comunque, se il figlio ti ha provocato un danno nonostante le ammonizioni, ha continuato e i genitori non sono intervenuti, c'è colpa anche da parte dei genitori del bambino. Giustamente. Se un ragazzo picchia un bambino, no, credo che sia grave lo stesso. Non... Anche se un ragazzo picchia un altro ragazzo, è grave. Anche se un adulto picchia un altro adulto, no, non bisogna farlo. Era giusto curiosità, per sapere se c'era un attenuante.
Se un bambino picchia un adulto, madonna, non credo gli possa provocare questi danni. No, ma infatti la legittima difesa ovviamente non è il caso. I bambini di solito... Vabbè, se un bambino piange, dubito che una sberla lo possa aiutare. E ci sono dei bambini molto maleducati che, appunto... L'esempio della sabbia era al limite, però è una cosa che succede. Cioè, ci sono dei bambini che se ne sbattono, ma bambini anche ragazzetti, che se ne fregano completamente delle regole. E lì è al colpa al 100% dei genitori, però che devi fare? Ti inculi. La sabbia non è il limite, purtroppo, già. Cioè, caso limite perché ti sposti. Se picchi i genitori, e credo che anche quello non vada bene. Sta facendo un tutorial su come picchiare un bambino e non finire in prigione? No. Assolutamente. Difficile che ti tiri la sabbia attraverso il plexiglass. Quanti bambini riusciresti a battere? Nel senso che ti corrono tantissimi bambini addosso e facciamo una battaglia? Oh, credo di poter vincere su tutti. Sono bambini alla fine. Mi potrebbero prendere per sfinimento, ma credo che ora che mi stanco... Non so... 1000 bambini magari mi... non so, dipende da quanto sono piccoli sti bambini. E dipende ovviamente da quanto gli posso fare male. Io non riuscirei mai a fare del male a un bambino, sai? Non è una cosa che mi verrebbe... Sono delicati, dei bambolotti. Ma per carità, non li tocco neanche, ci voglio stare distante. Paura. Alex, buongiorno Gattaus. In tempo per emoticon brutte? No, perché tu hai donato. Scusa, per avere le mod devi subare o resubare Doom Crossing e Terran Horizon. L'ho già visto quel video. L'ho già visto. Molto bello. Si possono sconfiggere facilmente 10.000 neonati. Basta non fare niente. E hai vinto. Ci sarà un simulatore su Steam? Probabilmente sì. I bambini fanno più paura dei vecchi. No, non mi ricordo più. Solo se ti corrono addosso, giusto? Vaccatraz, buongiorno gatto. Problemi di connessione mi hanno fatto ricordare l'anniversario. Uno sgarbo inaccettabile. Ma ora sono qua a godermi la sua mascola voce addirittura. Grazie mille. Non lo so. Comunque, educate i vostri figli. Educateli, che così non c'è il rischio che uno sconosciuto, perché poi esistono tante teste di cazzo bambini, ma altrettante teste di cazzo adulti, che di solito sono gli stessi bambini che sono cresciuti, no? Che cioè, il rischio che uno ti dia una sberla al figlio c'è, purtroppo. Anche questo è un argomento interessante. Durante una partita di calcio, un genitore che insulta un bambino è legittimato per motivi sportivi? Perché secondo me bisognerebbe fargli una bella multa pure a quelli lì. Perché è un danno emotivo, esattamente come uno scappellotto. Però non credo che uno allo stadio venga denunciato perché ha detto torpiloqui su un bambino. Che
paura la musica. Urlare sarebbe l'ideale. Quando giocavo io si menavano una volta sì, una volta no. Sì, ma tra di loro però. No, io dicevo, è come se tuo papà urla a un altro ragazzino della squadra avversaria: sei un figlio di puttana! Quello intendevo, veri. Poi se tuo papà picchia il papà di un altro, sono... Ma non voglio parlare con Scott! È un'altra questione quella. Perché se si menano tra di loro, credo sia comunque illegale menarsi, ma sono adulti, cazzi loro. Se tu insulti un bambino... Ma perché qua c'ho le pesche? Ah, le ho raccolte un giorno prima qua, è vero. Se tu insulti un bambino, è un danno maggiore, è un danno morale, cioè, insomma, peggio. È peggio che insultare un altro adulto. Ma porca vacca, guarda dove era quel buco. Slopete. Denunciato per ingiuria. No, incitamento alla violenza è un'altra cosa. Spezzagli le gambe, i bambini. Sì, sì, quella lì è una roba sbagliata, però più accettabile. Se insulti il bambino, magari lo insulti più che altro della tua squadra, nel caso non para un gol, oppure lo manca, o della squadra avversaria nel caso ti butti dentro un gol. Era quello il caso. Il classico spezzagli le gambe potrebbe rientrare nel dialogo sportivo, diciamo. È più un caricare tuo figlio a pallettoni. Un padre insultò un bambino della tua squadra e fu radiato. Citazione all'odio, no? Alla violenza. Credo che intendesse, Karim, che... Oddio. Che in karate sì, ci si spacca veramente. Sette da scrittura. Poco riuscita, ma l'ho capita. Fammi vedere. Ma, vedo del bianco. Carino, però, me lo voglio tenere. Spezzare le gambe o io le spezzo a te? Quella è una premonizione. Ok, questo me lo tengo, dicevamo. Sono troppo ricco. Mi metto via anche dei rametti, giusto per. Madonna. Ah, si chiacchierano. Ah, scusami. Bel giovanotto, mi ha detto Scott. Questo nanerottolo mi ha detto bel giovanotto. Santo cielo. Ah, ma sì, ma vendo il fossile senza neanche aprirlo. Anche perché non è qui che si fa, quindi niente, come l'ho detto. Allora, recuperami un po' ste cazzate. Ah, non ho guardato il catalogo. Grazie a Dark God per la soup. Che ne pensi della mia isola, Karim? Hai visto che l'ho lasciata abbastanza mite? Non ho toccato molto? Mi sa che ho fatto meno di te. No, ce l'ho già, che compagno. Perché ieri parlavamo di quanto la gente va su a fare delle robe incredibili sull'isola, ma quanto mi fa cagare personalmente questa cosa. A proposito, saremo ancora a 4 stelle. Meno di questo? No, valutazione. Sempre 4. Probabilmente abbiamo ancora troppi alberi.
Sì, bisogna aggiungere roba. Ah, non mi hai detto degli alberi. Strano. Sì, l'ho solo ordinata io, Karim, perché i fiumi li ho lasciati quelli che erano e tutte le cose le ho lasciate come erano. Così. Ho scoperto che queste bancherelle qua, poi mi date degli ignoranti, si può modificare lo stile. Cazzo, viene bellina. È che non ho niente da metterci sopra. Io volevo la piglia colada, non ce l'ho. 4 stelle. Sapete che con Karim non ho mai giocato a questo Animal Crossing? Mai. Allora, vado a fare inchiurlo. Animal Zoned. Ah, ok, vai. Anche perché il multiplayer di questo gioco purtroppo è ucciso dal gioco stesso. Non, anche banalmente, a me piace andare nell'isola degli altri e pescare assieme. Che è una stronzata. A me è una cosa personale, mi piace. In questo gioco è impossibile farlo, è un incubo. Devi aspettare 10 minuti per poter andare da qualcun altro. E lì va a perdere tutto il senso. Infatti, online ci abbiamo giocato all'inizio, mai più. Adesso tutta la roba spedibile ce la spediamo. Sempre. Allora, fammi vedere. Ah, anche questo è bellino. La sdraio di legno. Legno normale, 12 di legno normale. Vai. Facciamo una roba che non facciamo da una vita. Farmiamo un po' di legna, perché non ho voglia di andare dentro casa a prenderlo. Allora, ce ne mancano 10. Sì, i fossili abbiamo finiti. 9, 8. Ah, ma tanto dentro casa ci devo andare lo stesso. Vabbè. No, non l'ho preso il vino di Albano. Però prossimamente sicuramente sarà mia premura. Niente. Legno normale è anche il più raro, tra l'altro. Perfetto. Sette. Sorto i coglioni, vado a casa. Ma anche se lo soffio il naso non risolviamo la situazione. Quello è il problema, per quello che non sto ogni 2 secondi a farlo, per non farvi trombare le orecchie. Anche perché io non sto tirando su col naso, sto buttando fuori. Visto? Uguale. Allora, questo me lo tengo. Questo metto via. Cos'è questo? Cos'è? Ah, legno mi serviva. Legno normale. Dammi questi. E mi serve anche la roba per questo. E ho legna perché l'ho accumulata. Anche la lampada si può modificare. Allora. Santo cielo.
Ah, da spiaggia credo che sia questo quello più adatto. Cos'è che è? Naturale, marrone chiaro. No, è più chiaro, va bene naturale. Oh, che carine le tendine. Allora, fammi vedere. Non c'ho quelli di cosa? Ah, no. No? Ah, motivo, eccolo qua. Questo grande classico. La spiaggia, proprio. Senti come ci dà dentro la musichina, che bella. Played. Troppo scuro. Questo non è male. Questo è uno stile che mi piace parecchio. Questo è proprio da sushi comunque. Cazzo, adesso mi va tantissimo il sushi. Sushi oggi? Un po' tardi. Però magari stasera sushetto. Terribile, no? Con le ciambelle, la pizza, con i teschietti, mamma mia. Questo è più marittimo. Però è scuro, mi piace qualcosa di un po' più chiaro. Ah, sushi. Serpentato. Allora, no, aspetta. Questo sì. Adesso gli cambiamo il colore, però quello è. Ta ta ta. Cosa cambia da grigio a nero? Ah, che è fatto sembra di metallo. Verde, verde ci sta. Bello. Bello. Forse un po'. Poco con. Cioè. No, va bene verde. Tanto ci dobbiamo mettere due cazzate. Ok. Mamma mia, che difficoltà. Troppo pensieri, troppe scelte. Pa, pa, pa. E lo metto sempre qui in zona. Angela Merkel. Ciao gatto, ma cosa? Fotopalla? Perché? Grazie per le donazioni, ragazzi, però le minchiate no. Oh no! Troppo vicino? Forse indietro di uno è meglio. Oh! Ho detto che dietro di uno. Oh. Non ci sta benissimo col resto, in realtà. No, lo metto dall'altra parte. Quello sullo sdraio sbatte la testa. Cazzi suoi. Ma veramente, cazzi suoi. Così a caso. Per arrabbiarmi con un uomo. No, qua non ci sta benissimo. Qui magari. Qui un po' centrato. Mi fa cagare mettere ste cose. Vado a vedere di sopra. Come fai a guadagnare così tante stelline? Vendo frutta, pesco pesci, vendo rape. Qui è brutto da vedere. Perché poi alla fine non è che è tanta scelta. Puoi mettere le cose in verticale. Ma fa schifo perché non le vedi bene. Perché non puoi girare la telecamera. La base del commercio, esatto. Santo cielo. Ho 4 milioni di stelline. Più o meno. Stellina più, stellina meno. Ah, questo giusto, me l'ho dimenticato di prenderlo. Metto qua. Questo. Mancarella. Fa cagare però così. Non mi piace.
qui magari. Ecco, accettabile. Poi ci hanno messo delle cazzate lì sopra. Fammi vedere che cosa ho sbloccato. Pietra da giardino alta. Favoloso. Qualcuno le rappe sopra le 500? E io in realtà stavo aspettando mezzogiorno. Secondo me da me dopo ci sarà il colpaccio. Wow, 60 sassi. Ma vai a fanculo, va. 60 sassi. No, vicino al faro non sta meglio perché il faro è bianco e rosso. La tipa che ha venduto nudes in cambio di rape ha fatto 5 milioni. Sarà sicuramente fake questa cosa. Grazie a Steu, buongiorno signor gatto, grazie per la compagnia e un bacino sul nasino. Grazie, però è tappato. Ah, sì, mi ricordo. Ullala. Oggi un sacco di pesci che non vedo da una vita. Ho letto un 612 in chat delle rape? Non so un pe... E la Norgiani? Sul serio? C'è certezza di questa cosa? Vi ricordo che si rischia il permaban nel caso mi facciate perdere tempo. Hype per i nudes del gatto. Sì, Eleanor? Manda il codice Dodo in privato a un mod. È il vestito. Mi fido, eh. Mi fido io. Mi seguono, porca vacca, che ansia. Ah sì, mi serve la medicina. No, Gabriel non c'è. Julesy. C'è la Julesy? Ma dove è la Julesy? No, basta, basta, ho fatto. C'è la Julesy che è bellissima, la Julesy. Porto anche un regalino. Non so perché, ma sento puzza di permaban. No, perché? Lo sa. Malfidati, no, infatti. Grazie a Sleep per i suoi 3 mesi. Sto raccogliendo, eh. Ah, sì, mi ricordo. Musica terribile, tra l'altro. Ecco qui. Grazie, Jules. Beh, avevo capito, Jules. Pa, pa, pa. Porto un regalino, però. Voglio portarmi un regalino. Va bene, viene anche la mia signora, è un problema? Poi dopo se volete può condividerlo in chat, però abbiamo 20 minuti e dobbiamo fare una roba lesta. Allora, no, anche la mia signora, io faccio, vado e torno. Sì, prima di aprire a tutti però aspettiamo, perché sennò ci intasiamo. Adesso arrivo. Che regalo ti porto? Ce l'hai la bacchetta pesce? Magari no. Che gli porto? Un tappeto. C'ho dei tappeti doppi. Questo è straordinario. Rarissimo, ce l'ho solo io. Prendo, porto io. Bellissimo.
Vado, anche perché tanto non ne ho tante, come avete visto. Non ho bisogno di soldi. Lo faccio giusto per la gloria ormai. Quella che manchi tu nell'aria. Ve lo faccio vedere il codice Dodo. Dopo, se vuole, ve lo propongo in chat. Parto. Bello condividere queste cose. Ed è anche la parte brutta del gioco, perché già facendo così diventiamo tutti ricchi ricchissimi. Niente. Ma la bacchetta pesce sembra sempre di dare un'inculata a qualcuno. Il tappeto quello lì invece è bello. Allora. Arrivo, In 20 minuti è difficile per altri. Ma no, adesso io faccio un entro ed esco velocissimo. Ci proviamo. È difficile che arrivino tante persone, però qualcuno sicuramente riesce ad entrare. Sì, voglio andare lì. Posto di treni, domani si inizia Alien vs Predator. Sono già passati tutti, allora. Organizzato. Pa 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 para. No, quello vecchio. Ma non fa così tanto paura. Qui qualcuno sta bridando. Museum. No, i modelli mi fanno cagare, però mi piace come è organizzato il tutto. C'è anche quello stronzo di Fiorilio. Non lo so, Tercole. Ma buongiorno signorina, la ringrazio infinitamente. Allora vado al negozio. Permesso, non passo. Dai che non perdiamo tempo, che poi se vuole entrare qualcun altro è finita, sennò... Grazie. A lei. Ma è ancora il negozietto piccolo. Cazzo, sto giocando da poco, ma c'ha già di tutto. Allora io per sicurezza chiedo. Confermato. È una signorina simpaticissima e correttissima. Bravi tutti. Vedete quanto è facile avere i soldi? Ma non l'ho detto io, sento puzza di permaban. L'hanno scritto in chat. Io mi sono fidato. Ma che fa? Mi fa regali? Ma io faccio regali a lei. Aspetti, tenga il tappeto. Che? L'ha messo nella cucina. Ma ce l'ho già! Aspetta, l'ho messa comunque in coso. La tenga! Ce l'ho già. Ce l'ho già. Come non ne trovi il pindodo? Te l'ho copiato e incollato, amore. È quello che ho usato. L'ho copiato da te. Non può averlo tolto perché siamo ancora qua. Coronavirus. Ancora. Ma ce l'ho! La tenga, non si preoccupi. Non è che hai fatto locale, amore? No, avete ragione, non perdiamo tempo. Vediamo se Fiorillo magari c'ha cose diverse. Cavallo Donato si guarda... No, ma non è per quello, è che magari le fa più piacere tenerlo. Vediamo al volo. Ecco, questi mi mancano. Fanno cagare, ma mi mancano. Tu dammeli, poi vediamo. Si possono mettere in armadio, sì?
Ok. Si possono mettere in armadio perché insomma. Vale. Crepi l'avarizia. Ok. Ah, allora io ti saluto, lascia pure aperto perché dovrebbe arrivare la mia signora. Non abbiamo capito se funziona o meno. E poi se vuoi puoi dare il codice anche alle persone della chat, che hanno 13 minuti per poter entrare. Gentilissimo, è stato... Oh, sta arrivando, e finalmente. Aveva sbagliato, 100% aveva sbagliato. Secondo me, un picco così alto sarebbe arrivato anche a me. Crepi l'avarizia è difficile dirsi con 1,5 milioni in tasca e altri 5 in banca. Beh, ci sta, Citto. E cazzo, averlo saputo un'ora fa, ci saremmo organizzati. Me l'ero perso se l'aveva già scritto. O magari è arrivata dopo. Però probabilmente il picco ce l'avrò anche io. Più avanti. Sì, ho finito il mutuo, ho finito tutto. Ma cosa fa la cheerleaders? Blackmore, ma grazie a lei. Aspettiamo mezzogiorno per... Ti immagini? Dai, adesso aspettiamo mezzogiorno e vediamo se da me è superato. Vada, 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 non perda tempo, vada e sta qui a cazzeggiare. La lasagno io, lei. Ma mio o sua? L'esame è andato molto bene, grazie mille, gatto. A lei, Blackmore. È una fan sua? Come una fan sua? Pacco. Vabbè. Entrambi. Grazie mille, Eleonor, per averci aperto. Io ti saluto. Sei stata fantastica e gentilissima. Torno alla mia isola e aspettiamo mezzogiorno. Se vuoi puoi dare il pindodo in chat, così eventualmente arrivano altri simpatici e divertenti esseri stronzi. Anche se in 10 minuti, difficile. Come la comunicazione si interromperà a breve? Che succede? Ah, dallo su Discord se vuoi. Sì, sì, assolutamente. Ti immagini sul picco 999? Ah, scusami. E vendi. Io mi devo svuotare le tasche perché ho i sacchi di soldi e non so mai dove metterli. Grazie a Mister Accappone, buongiorno. Grazie per i 15 mesi. Ciao Jules! Allora, da me erano a 100 la mattina, il pomeriggio 120 se non sbaglio, oggi 200. Non lo so, Cosa facciamo stasera? Non lo so ancora. Non lo so. Ho dei dubbi. Ma io il sito non mi fido, Esprit. Pare una minchiata. Anche perché, ribadisco, per il sito è troppo... Devi mettere troppi dati dentro, non ha senso. Allora, usa le... No, che? Stelomat. Allora, deposita. Gli mettiamo 1.700.000.
Però voglio averli tondi in tasca. Quindi mettiamo 4, 2, 4, 1. E abbiamo 6 milioni. È così che funzionano gli algoritmi. Infatti, fai prima ad andare a caso a quel punto, perché... No, più che andare a caso, fai prima a vendere da altre persone. Non mi voglio limitare. Si era voluta la cosa delle 30.000. L'ho detto? Come? 6 milioni senza nudes. Ma per me non è vera quelle cose delle nudes. Cioè, fossero soldi veri. Con i punti dodo si comprano delle minchiate e si va nelle isole segretissime di Tom Nook, dove tiene prigionieri le perché? Bellissimo gatto. Ma che giornata strana. Allora, è da dire che sono 3 giorni che piove, oggi è il primo giorno di sole. Infatti sto beccando un botto di insetti e sono contento, per carità, però... Boh. Ma anche pesci differenti. Oh no! Il mio fidanzato retino si è rotto. Sono necessari altri soldi. Non è che ci abbia tanto da fare, quindi ti dico anche di sì. Ho sbagliato, però vabbè. Facciamo prima questo. Cazzo, mi ho dimenticato che c'ho i germogli in tasca. Bobo. Grazie. Anche perché magari mi voglio comprare 2 corone e già lì mi sono partiti 2 milioni e 4. Ho completato i fossili. No, basta. No, il meteo che è in game non è lo stesso del meteo che c'è IRL. Ormai sono 7 anni, Mr. K. Facevi i conti ieri. Ma che vecchiaia. Di maggio mi mancano tutti i pesci dalle 4 del pomeriggio in poi, perché alla fine di riffa o di raffa ho giocato solamente la mattina qui con voi e poi non l'ho più toccato, perché il tempo che ho è quello. Anche oggi dovrò dedicarmi moltissimo a un video che sarà difficile da fare, ma dovrebbe avere una bella resa. E quindi non ci gioco tantissimo. La sera adesso guardo una o due puntate di Futurama e poi mi butto a letto e dormo durissimo. Tanto sto anche riposando bene da quando vado a letto molto prima. Non ho spezzato la mattina con la merendina, niente. Mi devo mettere una sveglia, mi devo mettere. Anni di grandissima efficacia. Beh, sono cambiato moltissimo negli anni in meglio. È stata proprio una crescita personale, ma anche lavorativa. È proprio stato un percorso molto figo. Vorrei anche io una sveglia per ricordarmi di mangiare. Vabbè, puoi mettertela, non è che ti costringe qualcuno a non usarla. È vero, più si matura, più si impara.
Sono delle tasche di età beta. Sì, sarebbe brutto avere lo stesso metodo della vita reale, proprio perché di solito uno apre Animal Crossing per svagare e staccarsi dalla vita reale. Anche se l'hanno reso troppo artificioso. Grazie a Zio Pupo per i suoi 3 mesi. Troppo artificioso, quindi non è neanche più un posticino zen dove goderti la vita. È diventato un AutoCAD. Ragazzi, non spammate i messaggi. Non ti sto, Serena, non ti sto spiegando cosa sono i punti dodo, perché non ti vado a spiegare le meccaniche base del gioco, perché ci metto una vita, non avrebbe molto senso. Fai prima ad informarti sull'internet. Server Discord è solo per i sub, sì. Ah, sì, mi ricordo. No, trovate tutto da Discord, ragazzi. Per connettervi a Discord, da Discord, una volta che avete collegato il vostro telefono e fatto tutto quanto, mi raccomando, collegare il telefono è essenziale. Collegate Discord a Twitch, dall'applicazione Discord, dalle vostre impostazioni, trovate i collegamenti. Nei collegamenti c'è, se siete sub, ovviamente, il collegamento per poter entrare nel server... mio. Se hai il gioco e non hai mai sentito parlare dei punti dodo, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. A parte il fatto che i punti dodo cosa sono? Non sono niente i punti dodo, sono i codici dodo al massimo. Ci sono i punti miglia. Prima l'hai caricata sul canale YouTube di 3 anni e mezzo fa. Ma ho iniziato molto dopo a ricaricare, Molto dopo. Quando ho pensato che effettivamente aveva un senso lasciare i posteri, le live. Un minuto e sapremo la verità. A me terraformare fa proprio cagare. Altro che non mi ossessiono la vita, mi fa proprio schifo. Bleh. Non ho iniziato prima a ricaricare perché montavo le live. Poi non ho mai dato un vero... Momento della verità. Non ho mai dato un grande peso alle live. Poi dopo ho detto, sai che invece la gente piace, si perdono, perché dopo 30 mesi... Scusa, 30 giorni vengono cancellate i past. E cazzo, su YouTube invece rimangono per sempre. Ma è lo stesso motivo per cui adesso sto facendo montare a Luke un sacco di serie fatte su Twitch. Per dare più risalto. Attenzione, Beh, ci è andata bene. Sono calate. Culo. Sono già le 12, sì. Oh, buono. Magari adesso domani a manetta, Ragazzi. È stato un piacere fare la live con voi. Vado a gustarmi un gustoso manicaretto, ovvero sushi fritto con polenta e fagioli. E noi ci vediamo stasera con... non lo so, adesso mi invento qualcosa. Che in realtà mi sa che faccio Ant Showdown da solo perché voglio diventare fico, come vi avevo detto. Raido, i Termos, e gli dico... Ma lo sapete che oggi è il giorno... Ciao belli.